È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Una buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con Diretta Stadio per seguire tutte le partite che riguardano le formazioni di casa nostra, ovviamente partendo dalla trasferta del Pescara a Cagliari, Pescara che da lunedì sera è matematicamente purtroppo retrocesso nel campionato di Serie B e che adesso in questi ultimi turni di campionato dovrà quantomeno, almeno a sentire le parole di Zdenek Zeman, cercare di evitare l'ultimo posto. Non sarà facile, ci proveranno oggi i biancoazzurri proprio sull'isola, a Cagliari contro il rossoblù di Rastelli. E poi ovviamente aspettando in Lega Pro il turno di campionato, il penultimo della stagione regolare, quello che vedrà di fronte il Teramo al Bonolis contro il Parma, seguiremo anche le partite di Serie D. Ce ne sono alcune molto interessanti con degli scontri che dovranno definire la classifica finale, soprattutto le griglie playoff, non tanto playout che non ci riguarda, guardano nei due gironi, ma quanto playoff. Io saluto subito gli ospiti che sono qui a fianco a me per seguire Cagliari-Pescara e non solo, Riccardo Clinco. Ciao Riccardo. Ciao, ciao caro. Buon pomeriggio. E con una giacca simile, Matteo Archeggiani. Ciao Matteo. Buon pomeriggio a tutti, un saluto a tutti i telespettatori. Vi siete messi d'accordo? Purtroppo no, ci saremmo concertati. Io la camicia bianca, lui azzurra. Ah, ok, ok. Io ho fatto i gemelli diversi. Ho fatto in modo da togliervi d'impaccio, non mettendola direttamente la giacca. Andiamo a vedere, prima di farvi conoscere le formazioni ufficiali di Cagliari Pescara, andiamo a vedere le schermate, partendo ovviamente dalla Serie A, perché si è concluso il lunch match. E che lunch match? Perché era il derby di Roma, l'ha vinto la Lazio 3-1 sulla Roma, doppietta di Keita e gol di Dusan Basta, in mezzo il pareggio momentaneo su calcio di rigore di De Rossi, contestatissimo per un calcio di rigore che in effetti poi a replay si è visto non c'era. Gli anticipi: venerdì sera Atalanta-Juventus 2-2, Torino-Sampdoria 1-1, la Juventus pareggiando comunque guadagna un punto sulla Roma, che rimane seconda aspettando il posticipo di questa sera di San Siro tra Inter e Napoli. Vediamo quello che accadrà alle 17:30 in Lega Pro, perché c'è la contemporaneità. Ancona San Benedettese, Bassano Gubbio, Lumezzane Fano, Modena Mantova, Pordenone Feralpisalo, Reggiana Forlì, Sant'Arcangelo Maceratese, Suttirol Padova, Teramo Parma, che seguirà per noi il nostro Andrea Costantini, ed ecco perché trovate me e non lui oggi in conduzione, e Venezia Albino Leffe. Serie D, gironi F e G. Il programma, prima di andare a conoscere la distinta di Cagliari e Pescara: Agnonese Campobasso, Civitanovese Vastese, Fermana Alfonsine, Matelica San Maurese, Monticelli Jesina, Recanatese Pineto, San Marino San Nicolò. Questa è una partita molto delicata per il San Nicolò, perché spera di arrivare al secondo posto in classifica. Gli dovrà dare una mano la San Maurese cercando di fermare il Matelica, e poi Vispesaro Romagna Centro. Serie di girone G, anche qui discorsi playoff che riguardano l'Aquila, ma andiamo con ordine: Albalonga Torres Avezzano, Città di Castello Flaminia Vivi Altotevere Sansepolcro, il 3-0 a tavolino del Monterosi contro il Foligno, escluso dal campionato, Latte Dolce Sassari Rieti, Muravera Lanusei, Nuorese Arzachena, San Teodoro Ostia Mare, Trestina contro l'Aquila. Possiamo rientrare, non so se riusciamo a vedere le formazioni di Cagliari Pescara. Ecco
eccole qua, ci sono delle novità in casa Pescara, solito 4-3, Fiorillo tra i pali, dovrebbe essere coppia centrale, quella formata da Fornasier e Bovo, Zampano da un lato e noi abbiamo ipotizzato Koulibaly dall'altro, poi vedremo se in effetti sarà così, centrocampo a tre con la sorpresa Milicevic insieme a Muntari e Memushai e poi altra sorpresa perché davanti gioca Cherry, ai suoi lati Benali e Caprari, 4-3-1-2 invece per il Cagliari di Massimo Rastelli, Rafael tra i pali, difesa a 4, Pisacane, Salamon, Alves e Murru, Ionita, Taxidis e Barella, Gio Pedro trequartista, Farias e Borriello davanti. Vediamo, io vi chiedo intanto un... anche se giustamente c'era un dubbio, noi abbiamo messo Koulibaly esterno a sinistra, ma in realtà poi anche la grafica di Sky ci corregge perché Milicevic farà il centrale insieme a Bovo, Fornasier terzino destro, Koulibaly, Muntari e Memushai a centrocampo. Dunque Milicevic, l'ex L'Aquila e Teramo, gioca in coppia con Bovo, Fornasier di fatto l'esterno a volte l'ha fatto e dunque però formazione un po' con qualche novità, vero Riccardo? Beh, sì, tanto ormai purtroppo non sarebbe c'è più poco, da dire. C'è poco da dire. Sicuramente penso che il mister proverà quei giocatori che secondo lui sono quelli che il prossimo anno rimarranno in Serie B. Per forza di cose proverà qualche giovane, mi auguro che queste ultime 5 giornate, che per noi purtroppo non ho più nulla da dire, almeno diano indicazioni a lui per poter meno male avere un'idea, facendo poi chiaramente il mercato a luglio e agosto per tornare a essere competitivi il prossimo anno. Matteo, secondo te di questi che vediamo, degli 11 che vediamo partiranno titolari, comprese le sorprese, c'è qualcuno che è alla prova per poter rimanere anche l'anno prossimo? Beh, sicuramente Milicevic doveva partire, poi invece si parlava per lui qualche squadra di Serie B, invece Zeman l'ha fermato, quindi lui ci punta molto su questo ragazzo. Io sinceramente non ancora l'ho mai visto giocare e se quando ha giocato non è che mi ci sono soffermato più di tanto, però la curiosità oggi è tanta perché dovrebbe essere uno dei prossimi capisaldi della formazione in Serie B. Ovviamente sarà bisogna vedere poi se il ragazzo risponderà alle esigenze di Zeman, perché comunque lui ha bisogno di giocatori veloci e che sono in grado di giocare bene la palla, quindi comunque dobbiamo vedere come esce dalla difesa. Certo. Poi gli altri possiamo vedere Koulibaly, secondo me può essere un altro giocatore del prossimo anno, anche se c'è la Juventus di mezzo, però credo che anche per il prossimo anno rimanga a Pescara. E poi per il resto non saprei, molti saranno oggetto di scambio con altre squadre. Poi giocatori come per esempio Muntari non avranno un futuro a Pescara, quindi non riesco a capire perché questo giocatore rimane ancora in formazione titolare. Diciamo che probabilmente si fa un po' di conservazione, un po' di innovazione in queste ultime, ci può stare. Sì, però oramai non ha più senso, bisogna proiettarsi già al futuro, anzi bisognava farlo già tanto tempo prima e non aspettare questa valanga che scendeva con questa squadra. Quindi per me bisognava farlo prima. Adesso si dovrà provare qualcosa, ma io credo Muntari è un buon giocatore, è un giocatore a Serie A perché molto spesso fa degli interventi che riesce a fermare gli avversari senza neanche prendere l'ammonizione, quindi entrare anche in maniera decisa. Però adesso è il futuro, bisogna già programmarlo e quindi non lo vedo bene in questa formazione. Prima di iniziare a vivere Cagliari-Pescara, vedete in alto a destra dei vostri teleschermi anche il counter per seguire la partita istante per istante. Scendiamo in Serie D adesso perché, come detto, ci sono anche altre partite che interessano le formazioni di casa nostra. Andiamo a San Marino dove scende il San Nicolò, 90 secondi per le formazioni, a Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo.
Sì, grazie Jacopo, buon pomeriggio dal San Marino Stadium di Serravalle. Siamo in leggero ritardo perché le squadre sono ancora negli spogliatoi, abbiamo comunque le formazioni, possiamo partire dalla squadra di casa, il San Marino guidato dal tecnico conosciuto in Abruzzo per aver guidato diverse formazioni della nostra regione, Pino Di Meo. San Marino che si schiera con Dini, Menini, Fagioli, Mazzotti, Bova, Fantini, Zamagni, Gassama, Guidi, Olcese e Caprioni. In panchina ci sono Renzetti, Arrigoni, Nicoli, Borghini, Cenci, Braccini, Buonocunto e Baldazzi. Il San Nicolò di Massimo Epifani risponde con Ciotti, Di Stefano, Mozzoni, De Santis, Milillo, Petronio, Chiacchiarelli, Bisegna, Traini, Di Benedetto e Massetti. Panchina con Recchiuti, Zeti, Balzaro, Di Valetta, Di Lullo, Iorio, Fulvi, Bosi e De Carolis. L'allenatore è ovviamente, come tutti sapete, Massimo Epifani. Nel San Nicolò non ci sono Napolano, Pretara e Moretti. Dirigerà questo incontro il signor Ancora della sezione di Roma 1, gli assistenti entrambi laziali, anche loro sono i signori Lilli di Viterbo e Robustelli di Albano Laziale. Cielo nuvoloso a San Marino, pubblico direi molto molto scarso, siamo neanche intorno alle 100 presenze, squadre ancora negli spogliatoi alle 15:01. Ricordiamo che a 180 minuti invece dalla fine della stagione regolare il San Nicolò deve cercare oggi di vincere per sperare ancora nel secondo posto, che dista 3 lunghezze. San Nicolò terzo con 54 punti, Matelica secondo con 57. Per il momento è tutto qui da San Marino, linea a te Jacopo. Grazie Paolo, andiamo al De Marsi di Avezzano, 90 secondi anche per Roberta Di Sante, Avezzano, città di Castello, buon pomeriggio Roberta. Buon pomeriggio Jacopo, se ne sono andati i primi 3 minuti qui allo stadio dei Marsi di Avezzano, sempre 0-0 tra i padroni di casa e il città di Castello. Vado subito a leggervi le formazioni. Ovviamente questa è una partita molto importante soprattutto per gli ospiti che si giocano le ultimissime speranze di salvezza con questa partita, ovviamente devono vincere e sperare che si combini qualche altro risultato sugli altri campi da parte delle dirette avversarie. Allora Lewandowski tra i pali per l'Avezzano, poi Besana insieme con Lombardo sugli esterni, Menna e Tariuk i difensori centrali, a centrocampo Sassarini, Di Paolo e Leto, il tridente nel 4-3-3 di Pino Tortora con il ritorno di Serrago a destra, Marolda e Di Genova. Risponde il città di Castello di Fiorucci con anch'esso un 4-3-3, Massetti tra i pali, Mancinelli, Songo, Boninsegni e De Toma, Iuculano, Asante e Idromela a centrocampo, il tridente composto da Calderini, Mattagno e Pier Gentili. Ovviamente l'Avezzano non ha più nulla a che pretendere da questo campionato, dunque gioca in maniera piuttosto rilassata da questa partita. Anche qui purtroppo non c'è una bella cornice di pubblico, gli spalti sono semivuoti, segno che comunque insomma continua la frattura tra la tifoseria e la società, così come sta giocando le ultime partite, sta insomma dirigendo le ultime partite da separato in casa. Okay. Ovviamente il tecnico Tortora. Perfetto. Dirige l'incontro il signor Ruben Arena di Torre del Re, gli assistenti Lippiello e Tesoniero di Avellino e Agropoli rispettivamente. A te Jacopo. Grazie, grazie Roberta. Allora ci spostiamo, facciamo un altro rapido salto sempre in Serie D, rimaniamo nel girone G per Sporting Trestina L'Aquila. Do il buon pomeriggio a Daniela Rosone, buon pomeriggio Daniela. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. La partita è iniziata da 7 minuti, vi vado a leggere subito le formazioni, così in campo, risultato fermo sullo 0-0 ovviamente, e Trestina in campo con Vadi tra i pali, della Spoletina, Scione, Cecchetti, Iozzi, Annonni, Liurni, Morbidoni, Ridotti, Ceccagnolo e Salis. A disposizione di mister Riccardo Zampagna ci sono Buoncompagni, Burini, Binagli, Marinelli, Maggioli, Merrini, Saleppico, Goku, Cinarini, mentre l'Aquila Calcio è così schierata:
Caffarroni tra i pali, Pupeschi, Sieno, c'è stato un cambio dell'ultimo minuto nella formazione rossoblu perché era previsto con il numero 3 Manfredo Pierantonio, che invece siede ora in panchina, Steri, Pepe, Esposito, Minincleri, Zanelli, Noman, Peluso, Valenti, a disposizione di mister Pierfrancesco Battistini, Salvetti, Gagliardini, Pietrantonio, appunto, Arboleda, Sbarzella, Puglielli, che è un 2000 di Tevicius, Fermo e Russo, entrambi, sia Fermo che Russo, Jacopo, calciatori del Vivaio Aquilano, entrambi 2000. A dirigere la gara è il signor Mario Milana della sezione di Trapani, coadiuvato dagli assistenti, i due assistenti Tiziano Cecchini della sezione di Ascoli Piceno e Stefano Tomaso della sezione di Messina. Una partita, possiamo dirlo per darti qualche dato, caratterizzata dal pubblico aquilano che ha voluto raggiungere comunque Trestina, una quarantina di tifosi nel settore ospiti, piena anche la tribunetta, invece la tribuna locale del Trestina. È una partita che si sta vedendo abbastanza maschia, del resto mister Battistini conosce bene l'ambiente e lo aveva anticipato che l'Aquila avrebbe trovato un campo sicuramente ostico. Grazie Daniela. Grazie, dunque seguiremo anche questa partita. Intanto c'è il primo gol in Serie A, lo realizza il Bologna dopo pochi istanti di gioco contro l'Udinese. Il gol è stato realizzato da Mattia Destro. Dunque Bologna 1, Udinese 0. Cambia il risultato al Dallara. Gol di Mattia Destro, il cui papà qualche giorno fa, insomma, ha festeggiato la promozione in Lega Pro con la sua Fermana. A proposito di Serie di Girone F, andiamo rapidamente a vedere anche le formazioni di Recanatese Pineto con i biancazzurri di Daniele Amato Mauro, che saranno impegnati al Tubaldi, Recanatese con Pesce, Tomassetti e Mordini, Loiodice, Patrizi e Dominici, Gabrielli, Lauria, Sartori, Degano e Villanova. A disposizione Brunetti, Sabatucci, Rinaldi, Conti, Giaccaglia, Senigallesi, Pasquini, Garcia, Fioretti, allenatore e Soda. Pineto con Giachetta, Stacchiotti, Di Rosa, Logoluso, Pomante, Pisani, Maloco, Esposito, Ciarcelluti, Cacciatore e Mariani. In panchina Mazzocchetti, D'Antonio, Fiumara, Assogna, Colleluori, Di Remigio, Donatangelo, Emili, Ganci. L'allenatore è Daniele Amaolo, arbitra Tolve della sezione di Salerno. Non so se ci sono stati dei cambiamenti di risultato proprio che riguardano il Pineto. Sì, il Pineto è in svantaggio 1-0 proprio a Recanati, tra un po' vi daremo anche il marcatore. Intanto io volevo sapere da voi questi primi 6 minuti di gara come state vedendo la partita. Ma guarda, per il momento, come tutte le partite, è una fase di studio, non... le squadre si vede... Scusami Riccardo, ti interrompo, andiamo ad Avezzano, vantaggio dei biancoverdi. Roberta Di Sante, rapidamente, 1-0. Sì, 1-0, gol di Marolda che praticamente in contropiede porta in vantaggio l'Avezzano con un bel lob a scavalcare Massetti, lungo lancio dalle retrovie, Marolda è scattato sul filo del fuorigioco e ha superato l'estremo Castellano con un perfetto lob che si è insaccato alle sue spalle, 1-0 al settimo, linea a te. Grazie Roberta, dunque Marolda porta in vantaggio l'Avezzano, il gol di Degano invece porta in vantaggio la Recanatese, perdonami se ti ho interrotto. Continua. Ti stavo dicendo, una partita per il momento di studio, è stato per il momento nessuna occasione da gol, tranne noi abbiamo fatto un tiro come Musciai, ma partita per il momento, si vede che le squadre non hanno nulla da dire, giocano abbastanza aperte, giocano anche abbastanza larghe, quindi... Guarda Riccardo, appena segnato il Crotone con Trotta, Crotone 1, Milan 0, questo è l'ulteriore segnale del fatto che il Crotone invece ha questa salvezza. Magari non arriverà, però ci ha creduto davvero. Ci crede davvero, continua a crederci davvero. Ma io sai che sono di quelli arrabbiati perché io ritengo che... anche se non siamo questa squadra così formidabile, quest'anno abbiamo peccato un po' in quanto riguarda la grinta, in quanto riguarda di sopperire alla mancanza di tecnica con un po' più di orgoglio, un po' più di cattiveria agonistica, quella che questa squadra quest'anno non mi ha mai dimostrato. Infatti io avrei preferito che questa squadra giocasse con la maglia bianca le ultime partite, né con la prima, né con la seconda, né con la terza maglia, ma con una maglia bianca con un numero, perché questa squadra, da quando io seguo il calcio, non è degna di vestire la maglia del Pescara, questi giocatori. Non tutti, ma una buona parte. Sono un po' molto amareggiato per quest'anno, perché
ti ripeto, uno può anche essere che non ha tutti questi numeri, però almeno l'impegno, e sia dalle parole di Fiorillo che dalle parole anche di Zeman in conferenza stampa di questa settimana, purtroppo hanno confermato quello che io dico ormai da mesi, che si poteva anche cambiare mentalità e almeno, come ha fatto il Crotone, che per me sulla carta non è più forte di noi, però ci hanno messo qualcosa che noi non ci avevamo messo. Matteo, sotto questo punto di vista ci sono stati probabilmente dei momenti in cui il Pescara forse poteva anche provare a crederci, ma è arrivata forse quella mazzata che al Crotone non è arrivato magari. Che ne so, faccio l'esempio della gara di andata a Empoli-Pescara, lì ci si poteva cominciare a credere, arriva un 4-0, ti butta completamente al tappeto. Molto spesso il Pescara ha peccato di presunzione. Io sentivo in giro, prima della partita contro l'Empoli, che l'avremmo vinta come partita, che sarebbe stata una partita molto alla portata del Pescara, giocavamo in casa, quindi avremmo riportato sicuramente a casa il risultato. È venuto l'Empoli, ha fatto una partita operaia, ha fatto una partita di una squadra quadrata che sapeva cosa voleva e ci ha infilato 4 gol. E a posto di dire guardate è ora di cambiare rotta, abbiamo detto vabbè, può succedere, una squadra che aveva preso 4 gol, che aveva segnato 2 gol fino a quel momento, che era una delle squadre che aveva segnato di meno in Europa. Quindi questo ci fa capire qual è la mentalità che in quel momento girava per Pescara, ma anche il sottoscritto era abbastanza fiducioso su un campionato che comunque la potevamo riportare a casa, potevamo far nostro. La differenza tra Pescara e Crotone è che innanzitutto il Crotone ha 2 attaccanti, Trotta e Falcinelli, che comunque i loro gol nel corso degli anni li hanno fatto. Noi abbiamo puntato su 2 scommesse, di cui una veniva da Parigi e non sapevamo neanche all'inizio come si poteva pronunciare. Manai fa difficoltà a Pisa ed è stato messo anche fuori rosa, quindi fa capire un po' la situazione. Purtroppo ci sono state delle situazioni negative che ci hanno piegato le gambe, però se avessimo avuto quella mentalità di una squadra operaia, come del resto è stato il Crotone, che poi ricordiamoci, il Crotone molte partite le ha perse negli ultimi minuti, quindi magari in questo momento sarebbe anche salva. Sì. E noi, lo ricordiamo noi, perché è bene sottolinearlo, io poi l'ho scritto su un articolo di giornale, che adesso mi sto dilettando anche su questa cosa, il Crotone l'avevamo dato per spacciata ad agosto, ironizzavamo che non hanno neanche lo stadio, vengono a Pescara, mamma mia questi qua che sono venuti a fare in Serie A. E invece stanno facendo un bellissimo campionato, e se dovesse comunque retrocedere, comunque il loro campionato è stato dignitoso rispetto a quello nostro. Assolutamente. Intanto all'11° c'è stato un tiro di Caprari, prima sortita del Pescara contro il Cagliari. Se noi riusciamo ad andare in diretta radiofonica con Radio California, con Enrico Rocchi, per sentire come sta andando la partita. Cagliari-Pescara. Il fallo è stato commesso su Murru, calcio di punizione vinto per la formazione di Raffaelli, sulla pallone si propone sempre il portoghese Bruno Alves, il lungo lancio sulla sinistra per cercare proprio Murru, attacca il Cagliari, attenzione, Zampano chiude il batto, può ripartire Benalì per Koulibaly, Zampano ancora per Benalì, vediamo che Koulibaly cerca di lanciare la palla in avanti, palla che è stata toccata per ultimo da Murru, rimessa laterale a favore dei biancoazzurri all'altezza della metà campo, rimessa con le mani eseguita da Zampano, Benalì sull'esterno destro, Cerri in posizione centrale, sempre eseguito da Salamo, ecco Zampano per Koulibaly, buona questa finta, il tocco centrale per Memusciai a sinistra verso Milicevic, attacca il Pescara con Milicevic al limite dell'area, prova a crossare, lascia ancora Memusciai, la palla verso Cerri, non ci arriva, così le maglie del Cagliari riescono ad uscire dalla tre quarti. Koulibaly non riesce a fermare invece l'impeto di Barella sulla fascia sinistra, attenzione che questa sicuramente della Cagliari ci ha fatto dominare, a giocare Murru, poi risolve la situazione Bovo che rilancia verso Benalì, mette la pallone a terra, Benalì che è stato tra i più prolifici di questo campionato, subisce anche fallo il giocatore Benalì, calcio di punizione a favore del Pescara, ci stiamo avvicinando al primo quarto d'ora di gioco, nessuna emozione, finora soltanto una conclusione alta di Caprari.
Zampano dalla fascia destra, tocca per Bova, posta pressione Montari dalla sua tre quarti, ecco Montari che osserva Milicevic, ma fa proseguire Fornasier, ecco allunga per Milicevic, Memusciai di prima il lancio per Cerri, non arriva il pallone e torna a coprire anche Giopedro a metà campo, Giopedro prova a dribblare Montari, evita anche Milicevic, ha subito due falli, poi Pisacane, rossa per Borriello, attenzione per la decisiva chiusura di Bovo, su Facchini, pericoloso anche su Farias, pericoloso il Cagliari, decisivo il recupero di Bovo, la rimessa con le mani per il Cagliari effettuata in questi istanti, Cagliari che si avvicina all'area di rigore della Pescara e cross di Pisacane in aria, si stacca Borriello, la palla sfiora il palo sinistro di Fiorillo che comunque era sulla traiettoria del pallone, ottima elevazione da parte. Ok, possiamo rientrare, abbiamo insomma ascoltato questo colpo di testa di Borriello, cross di Pisacane, davvero a proposito di attaccanti che diceva prima Matteo, il Crotone ce li ha, diciamo che anche il Cagliari ce lo ha un bel attaccante. Beh, il Cagliari è la neopromossa che ha fatto sicuramente meglio, che ha guadagnato la salvezza già a metà del campionato, ha dimostrato di essere una squadra che ha la forza di rimanere in A per tutta una anche tradizionalmente una tradizionalmente, squadra più sì, abituata. Beh, sì, però non, voglio dire, ha fatto una campagna acquisti adeguata per fare la Serie A e noi purtroppo no, nel senso che né noi né anche il Crotone, Io non è che il Crotone dico che ha fatto, che ha tutti questi giocatori, sì, Falcinelli e Trotta per carità, però non è che siano due fuori classe, sicuramente sono gente che sa fare gol, questo sì, però il Cagliari come struttura, è un'altra squadra. Intanto c'è la chiusura della difesa del Pescara su un'altra sortita del Cagliari, andiamo però, scendiamo in Serie D, andiamo a San Marino per un paio di minuti da Paolo Renzetti, San Marino, San Nicolò Paolo. Sì, grazie Jacopo, siamo giunti al 13° minuto, 0-0 tra San Marino e San Nicolò, 0 gol, 0 emozioni, portieri del tutto inoperosi fino a questo momento, ora il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Massimo Epifani, San Nicolò in maglia blu, San Marino in maglia biancorossa con calzoncini neri, attacca la squadra abruzzese, c'è questo tentativo di lancio in avanti di Stefano che viene però anticipato per un attimo da Olcese, il capitano del San Marino, ex giocatore tra l'altro del Teramo, poi c'è il rinvio di Ciotti un po' a campanile, siamo nella metà campo del San Nicolò, sfera che termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di Stefano e dunque la rimessa affidata alla formazione di Casa che manovra con Mazzotti il servizio per Gassama e avanza ancora la squadra di Pino Di Meo, questa volta sul settore di destra del Menili, il tentativo di cross, pallone all'indietro ancora per Gassama, poi all'interno dell'area di rigore il tentativo di conclusione con il pallone che è terminato sul fondo, è stato Zamagni a tentare la conclusione a rete, pallone che è terminato lontano dalla porta, difesa da Ciotti che ora si incarica del rinvio quando siamo giunti al 14° minuto nel corso di questo primo tempo, 0-0 tra San Marino e San Nicolò, ricordiamo, lo dicevamo prima Jacopo, che San Marino ha ancora qualche teorica più che altro chance di acciuffare i playoff, invece è già nei playoff il San Nicolò che invece vuole acciuffare il secondo posto che dista tre lunghezze, ovviamente tutto dipenderà dal Matelica che è la vice capolista del campionato con 57 punti, i ragazzi di Epifani inseguono a 54, tra l'altro domenica prossima nell'ultimo turno di campionato il San Nicolò giocherà con la Civitanovese già retrocessa, una partita che non dovrebbe regalare problemi alla squadra biancazzurra che attacca ora con Mazzetti, il tentativo di cross di Mazzetti, ancora Mazzetti, due avversari su di lui, viene anticipato poi all'ultimo momento da Caprione che recupera il pallone, sono 15 minuti di gioco al San Marino Stadium di Serravalle, 0-0 tra San Marino e San Nicolò, te la linea. Senti Paolo, voleva salutarti un ospite in studio, immagina chi è. Ciao Riccardo. Ciao Paolo. Saluto anche a Matteo ovviamente. Ciao. Intanto Sassuolo in vantaggio ad Empoli. Gol di Peluso. Empoli 0 Sassuolo 1. Paolo. Sì, eccomi qui. Come sta giocando Chiacchiarella?
Guarda, Chiacchiarelli, ma diciamo che fino a questo momento si è visto poco Chiacchiarelli, si è visto poco il San Nicolò, ma si è visto poco anche il San Marino. Non davvero una gara che possiamo dire di fine stagione, non ci sono state occasioni, non ci sono state emozioni. Diciamo che l'equilibrio regna sovrano, ma è un equilibrio abbastanza sterile, diciamo, da una parte e dall'altra, Riccardo, perché non ci sono state conclusioni verso la porta, verso le due porte dove ci sono Dini e Ciotti. Fino a questo momento direi uno 0-0, Riccardo, sacrosanto. Va bene. Perfetto Paolo, tra un po' torniamo da te. Prima attenzione Jacopo, attenzione, c'è il San Marino in avanti con il numero 10 della formazione biancorossa che è Orcese, termina a terra in area di rigore. C'è però il calcio di punizione in favore, dunque simulazione probabilmente da parte del giocatore Teramano. Avevamo visto avvicinarsi minaccioso Orcese che stava per andare a concludere davanti al portiere del San Nicolò Ciotti, poi c'è stato questo intervento dell'arbitro, dunque gioco fermo, calcio di punizione per il San Nicolò, ma pericolosa la formazione di casa, sera lì. Grazie Paolo, rientriamo, io vi faccio vedere, intanto facciamo una piccola parentesi prima di andare a Civitanova Marche per Civitanovese Vastese, si sta correndo anche il Gran Premio di Sochi in Russia, Bottas in testa, partito e scattato meglio di tutti dopo la doppia partenza, Vettel è secondo ma si avvicina e a un secondo e quattro dal finlandese della Mercedes. Andiamo adesso a Civitanova Marche, al polisportivo, dove è in campo la Vastese, un minuto a Vittorio De Seris. Buon pomeriggio Vittorio, è cambiato il risultato? Sì, buon pomeriggio da Civitanova Marche, una giornata di vento e subito una buona notizia per voi di Vasto, dal momento che la Vastese è passata in vantaggio al 19° con una conclusione dalla distanza di Fiore. C'è stata una leggera deviazione di un difensore della Civitanovese e Busato, il portiere di casa, non ha avuto la possibilità di intervenire. Ovviamente il gioco è tutto in mano della Vastese e sugli spalti più vivaci e più rumorosi sono un centinaio di supporter della cittadina abruzzese che all'andata ha accolto con tanta simpatia la Civitanovese di quei tempi. Do subito le formazioni, se mi consentite. La sì, rapidamente, Vittorio. È schierata con un Busato in porta, la linea difensore è composta da Vallesi, Paolucci, Olivieri e Marziali. A centrocampo Mancinelli, Marengo, Speranza, Fabbri, Catullo e Rappagnani. La Vastese in maglia strisce rosso biancorosse con Russo in porta, la linea dei difensori è composta da Manisi, Bartoli, Campanella, Mensa, i tre centrali sono Manzo, Cosenza e Napolitano, i tre in avanti sono Fiore, Santoro e Galizia. È il minuto esattamente... Minuto? È il 24esimo, 1-0 per la Vastese. Perfetto! Alla studio. Perfetto, ti ringrazio Vittorio, rientriamo, c'è calcio di rigore per il Cagliari, Riccardo e poi Matteo, tra un po' rivediamo anche, ammonito Fornasier, tra un po' rivediamo anche... Sì, su un tiro dal limite di un giocatore del Cagliari, Fornasier l'ha parato con un braccio probabilmente, perché si sono fermati tutti, quindi adesso lo rivediamo alla moviola anche noi, ma dovrebbe essere netto il colpo di col braccio... Vediamo un po' il tiro scivolata. Ma è scivolata, che... ma ha deviato la palla che andava verso la porta. E, cioè non è sicuramente certo, è una volontario. È un braccio, Matteo, che è difficile anche in quel caso. Vabbè, per chi è esperto, chi fa quel mestiere lo sa benissimo. Allarga, perché magari dice involontario. Però questa è una sbagliateggia, due di calci di rigore. Gio Pedro stavolta però non sbaglia. Cambia il risultato, dunque, a Cagliari, rigore realizzato da... Joao Pedro, Cagliari in vantaggio al 23° del primo tempo, Pescara sotto, una rete a zero finora. Fino all'episodio del calcio di rigore, Matteo, che giudizio? Ma il Cagliari ha un po'
gli ultimi minuti ha messo un po' le strette il Pescara, poi c'è stato pure quel colpo di testa di Boriello che è finito di poco fuori, quindi diciamo che adesso il risultato non è bugiardo, perché il Cagliari sta meritando questo vantaggio. Il Pescara ha fatto qualcosina, ma fondamentalmente sempre un roba, po' troppo piatto, roba sterile, le due linee di difesa e centrocampo sempre molto a ridosso dell'area di rigore. Sì, vabbè, anche il Cagliari che sta pressando parecchio, adesso già sono ripartiti in contropiede con una palla sbagliata nostra a centrocampo, quindi da una ripartenza adesso prendiamo forse miracolo di Fiorillo, Bizzarri, vabbè. Fiorillo. grande praticamente ha fatto un gol lui, perché l'ha tolta da dentro la porta la palla, grande colpo di testa. E questo ti fa capire quanto questa squadra è debole mentalmente, perché il Cagliari continua a pressare, noi stiamo prendendo, accusando il colpo senza neanche reagire, quindi un pugile. No, scusami, se per tornare al discorso della promozione, lui ha detto una cosa giusta, cioè il Cagliari è una squadra Serie A. Io la vorrei interpretare anche in un'altra maniera. Quest'anno è talmente scarsa la parte bassa del campionato che si sta salvando chi ha fatto meno peggio. Di solito si salva chi ovviamente merita la promozione, chi lotta fino all'ultimo minuto per rimanere nella categoria. Invece quest'anno si sta salvando l'Empoli, che non sta facendo veramente nulla per meritare questo campionato. Cioè, in un altro campionato Empoli e Genoa già sarebbero retrocessi, ma da parecchio tempo. Invece quest'anno stanno facendo il loro campionato dignitoso. Intanto c'è pareggio dell'Empoli contro il Sassuolo, siamo sull'1-1. Secondo me c'è anche un piccolo equivoco in generale sulla fragilità mentale. Oltre alla fragilità, per me è anche una sorta di giustificazione, Riccardo, quella della fragilità mentale. Questa squadra è fragile. Se anche sei fragile mentale, tecnicamente vai in fabbrica e non hai problemi. Che vedi che dopo un quarto d'ora che sei lì, tranquillo, che la fragilità mentale ti passa, perché io non voglio sentire parlare persone che devono giocare, che giocano in Serie A, di fragilità mentale, perché no, perché non è una condizione sine qua non che se non ce l'hai non puoi giocare a pallone, cioè non puoi avere la fragilità mentale, cioè non sono ragazzini, sono gente, comunque sono tutti giocatori che hanno un'esperienza di giovanile, poi, a parte che non sono neanche poi tutti giovanissimi, sono giocatori che hanno esperienza e quindi... Però purtroppo, Riccardo, perdonami se ti interrompo, questa squadra l'ha fatta vedere più di una volta che non ce la fa proprio mentalmente a subire una ripartenza, cioè a fare un contropiede, a cercare di ribaltare un risultato, la voglia di fare qualcosa. Quello che dici tu, questa squadra, questo che dici tu è giusto, però fino a un certo punto, perché il Pescara non ha fatto mai nulla per cercare di cambiare il corso di una partita. Io la interpreto come una fragilità mentale, perché molto spesso quando si scelgono i giocatori, io mo un po' il lavoro di agente l'ho fatto, molte volte ci si ferma sulle doti atletiche di un giocatore, è alto, è basso, è destro, è sinistro, è longilineo, eccetera eccetera, però non si vede mai quel giocatore poi, quando parli con i direttori sportivi, dici guarda che questo è un uomo spogliatoio, è un uomo che comunque riesce a mettersi sulle spalle una squadra, cioè un giocatore che comunque con la sua forza mentale riesce a trascinare tutto il gruppo. Io in questa squadra fondamentalmente non sono mai riuscito a trovare nessuno che l'ha fatto. Memushai, d'accordo, però pure Memushai avrà avuto i suoi problemi, perché Memushai ha sbagliato 5 calci di rigore, a un certo punto pure lui non è che ha brillato in questo campionato. Ecco perché secondo me manca di questa cosa, mentre invece il Crotone, squadra operaia, squadra che si è messa sotto e fino all'ultimo secondo sta cercando di rimanere in Serie A. Ho capito cosa vuoi intendere, magari nemmeno il Crotone ha un leader, però ha giocato come con la consapevolezza di non averlo. Intanto ci fanno rivedere con la Goal Line Technology la splendida parata di Fiorillo e il fatto che la palla non fosse entrata totalmente sul colpo di testa ancora di Borriello, parata straordinaria. Finisco il concetto, il Crotone ha giocato con la consapevolezza di non avere un leader, il Pescara ha giocato come se un leader ce l'avesse, ma in realtà poi è mancato. Ho tradotto bene, Matteo? Esatto, esatto. Ma anche lo stesso campionato dello scorso anno,
Lo voglio fare come esempio. Quest'anno abbiamo detto una squadra che non ha la capacità atletica di affrontare questo campionato perché si ferma dopo un tempo soltanto. I preparatori atletici sono gli stessi, cioè non penso che hanno sbagliato. L'anno scorso hanno fatto un campionato eccellente perché la squadra fino alla partita di ritorno a Trapani volava sul campo e quest'anno invece non riescono anche a fare i passaggi più semplici. Ecco perché allora una questione mentale ti può portare a una situazione del genere. Certo, l'anno scorso va un po' contestualizzato, un campionato un po' differente, e poi comunque un leader, magari non dal punto di vista mentale, ma dal punto di vista realizzativo, questa squadra comunque l'aveva. Torniamo un attimo, mentre a Cagliari, siamo quasi alla mezz'ora, sempre Cagliari in vantaggio 1-0, gol di Joao Pedro su calcio di rigore al minuto 23. Torniamo per un attimo ad Avezzano, per Avezzano Città di Castello, 90 secondi per Roberta Di Santo. Roberta, a te. Jacopo, abbiamo appena passato la mezz'ora qui al Dei Marsi, regge il vantaggio dell'Avezzano che sta conducendo per 1-0 questa partita contro il Città di Castello, un Città di Castello che ha tentato una reazione nei minuti in cui non siamo stati collegati al gol di Marolda che al settimo ha scavalcato Massetti con un bel lab in contropiede, con un colpo di testa pericoloso però è stata quella l'unica occasione da parte della formazione Umbra che poi invece ha rischiato di prendere il 2-0 da parte dell'Avezzano con Serrago che nell'occasione è stato un po' ingenuo, ha voluto tenere il pallone, sicuramente avrebbe fatto meglio invece a passarlo visto che c'erano sia Marolda che Di Genova liberi in contropiede, invece ha finito per favorire la chiusura della difesa Umbra che poi ha provato anche con un diagonale di Songo, però in realtà finora non è stato. Intanto c'è un fallo proprio al limite dell'area all'indirizzo di Marolda, non è dello stesso avviso il direttore di gara che va ad ammonire invece Luca Di Genova che nell'occasione ha protestato, adesso va anche Sassarini a parlare con il direttore di gara. L'intervento è stato di De Toma, molto probabilmente c'erano gli estremi per un calcio di punizione proprio al limite dell'area per un fallo su Marolda, non è stato dello stesso avviso il direttore di gara che invece assegna il calcio di punizione in favore del Città di Castello, un Città di Castello che, dicevo, ovviamente deve assolutamente cercare di recuperare il risultato, in questo momento la squadra Umbra sarebbe retrocessa. Grazie Roberta, intanto mi scrivono volendo sapere se questa sera sei ospite in studio e Andrea da Pescara, gli diamo la conferma che questa sera sarai ospite della nostra trasmissione alle 19.30, ovviamente la prima parte sarà dedicata al Pescara, però la seconda sulla Serie D e non solo. Certo, sarai ospite. Si parla del Crotone, guardate i gol presi e la solidità tra difesa e centrocampo, lo scorso anno ha vinto 13 partite 1-0 e comunque due attaccanti veri loro li hanno e di fatto è quello che stavamo dicendo prima. Per chi ci scrive invece, mi chiedeva della situazione del Teramo, dei play-out, bisogna aspettare le ultime due giornate di campionato, una inizia alle 17.30, quindi tra un paio d'ore, però è chiaro che la strada sembra segnata verso gli spareggi, permanenza per la formazione di Ugolotti. Intanto c'è Borriello in area di rigore, 1-1 e si salva la difesa del Pescara, probabilmente lo fa con Bovo. Bene, perché gli ha fermato sul sinistro perché sapeva che sarebbe rientrato sul sinistro, esatto, e cosa che poi non successe. Senti, ma ci hanno scritto Matteo, ma Milicevic ci dicevano era scarso come centrocampista, oggi fa il terzino sinistro, in effetti sta giocando largo a sinistra. Sì, sta ricoprendo quel ruolo, perché infatti Zampano era partito come terzino sinistro, invece Zampano è stato dirottato a destra e Milicevic sta a sinistra. È un giocatore che, come ho detto prima, gol del Palermo intanto con la Fiorentina. Ecco. E tutti segnano, anche Cagliari poi segna. Questo è un giocatore che magari lo sta provando Zeman per il prossimo campionato.
Certo, non ha proprio il physique du rôle di un terzino, No, sembra no. più un centrale difensivo a vederlo proprio... Certo, poi magari le sorprese ci sono sempre. Sì, sì, sì. Magari uno si reinventa in un ruolo. Lui si era reinventato Balzano, terzino sinistro, quando è un giocatore che giocava con l'Atletico Roma come terzino destro. Mm. E Balzano in quel campionato fece benissimo. E anche, però poi ricordiamoci Bocchetti che lui portò a sinistra come difensore. Bocchetti non aveva le capacità e le doti per fare il terzino sinistro, però l'innesto di Bocchetti fece sì che la difesa cominciò a prendere meno gol. Meno gol fino alla galoppata della vittoria del campionato, finendo primi. Quindi diciamo che forse sta vedendo questo giocatore come un Neo Bocchetti, che tra parentesi il fuorigioco neanche c'era perché era partito in linea. Sì. Sta lasciando tantissimo spazio il Pescara. Intanto fatemi dare qualche aggiornamento dalla Serie D. Monticelli-Jesina, siamo sull'1-1. In Serie A invece nuovo vantaggio del Sassuolo sul campo dell'Empoli. Empoli 1, Sassuolo 2. Diciamo, sta lasciando delle praterie, considerando, vabbè, è chiaro che adesso il Pescara quantomeno a provare a fare qualcosa ci deve tentarlo di fare, però è chiaro che si espone, Riccardo, a delle ripartenze incredibili. No. Se mettiamo che siamo al 34esimo del primo tempo. Questa squadra purtroppo, beh, oggi non fa testo, ma io ho visto tutte le partite e ti dirò di più, me le sono anche riviste in televisione, perché avendo anche la responsabilità poi di venire qua a parlare della squadra, e essendo consapevole che quando parli in televisione ti scontano tante persone, tu le partite le guardi con una certa attenzione, e io purtroppo devo continuare sul mio punto. Questa squadra non ha mai lottato, è una squadra che non lotta. Io sono curioso di vedere l'anno prossimo determinati giocatori come si comporteranno in campo, se realmente avranno dei problemi psicologici, se saranno impauriti, se non metteranno la gamba come non la mettono adesso. Purtroppo Zeman ha confermato quello che ho detto io in conferenza stampa qualche giorno fa, che ha detto sono arrivato che avevano la testa alla retrocessione, e ho capito, ma un giocatore non può avere la testa alla retrocessione, cioè il nostro campionato non può essere finito dopo il 4-0, che il nostro campionato è finito con la partita di fatto a livello di ideale sì, e probabilmente è finito lì, ma eravamo a novembre. Appunto, da novembre, siamo a maggio, dai, su, cioè non abbiamo mai visto nulla questa squadra. Io credo che questi tanti giocatori pensino al prossimo anno, non pensano sicuramente né al Pescara né ai tifosi, non pensano, vanno in campo per onorare la firma perché prendono lo stipendio, fanno quello che devono fare, perdono e vanno a casa belli contenti, e poi sono tutti sorridenti in giro, e questa cosa onestamente mi dà fastidio. Intanto il gioco è fermo a Cagliari perché è rimasto a terra Barella, ma ci sarà un calcio di punizione per il Pescara. Intanto torniamo sul web, mentre il Palermo è vicinissimo al gol del raddoppio contro la Fiorentina, torniamo sul web perché è finito il Gran Premio di Russia, ha vinto Valtteri Bottas davanti a Sebastian Vettel secondo, poi Raikkonen quarto, Hamilton che insomma in questo fine settimana non è andato alla grande. Facciamo un attimo una piccola parentesi, sempre tornando sul web di cronaca, perché insomma noi parliamo di calcio, ma c'è stata anche una tragedia sul Gran Sasso, due teramani morti, altri in salvo, sono due alpinisti, Francesco Carta, 45enne di Bisenti, ed Enrico Faiani, 61enne di Castelli. Non c'è un terzo membro, a differenza di quanto si poteva pensare. Il gruppo era composto da più di 4 persone e sembra che stesse procedendo in ascesa con delle piccozze, senza però essere legati gli uni agli altri. La tragedia è avvenuta a quota 2000 metri, con i due che sarebbero precipitati per oltre 300 metri. Dunque, parentesi ovviamente di cronaca aperta e chiusa, perché insomma questa è in una domenica di sport, era giusto fare anche questa finestra. Matteo. L'alpinismo è uno sport riconosciuto, quindi Gran Sasso non è la prima volta che lascia che mette delle vittime.
purtroppo una, le sentite condoglianze ai parenti delle vittime. Assolutamente, abbiamo visto il calcio di punizione, adesso il Pescara che prova a distendersi con Koulibaly per Caprari, pallone sul lato sinistro, pallone dentro, interessante per la sovrapposizione di Memusha e para con i piedi Rafael. Sì, e poi fa anche più rabbia pensare che sono venuti a gennaio giocatori come Cherry, e un altro giocatore, questo qua, che doveva essere il nuovo Torreira, che non l'abbiamo mai visto. Cubas, che non mi ricordavo neanche Cubas. Il nome. Muntari, giocatori completamente presi, non lo so come, cioè so, con quale logica. Giocatori che comunque prendono anche fior fiori bei stipendi, cioè Pepe oramai è, non lo so, è dimenticato, Girardino. Pepe, diciamo che ha cominciato un nuovo ruolo, quello di club quando, manager. Per quanto riguarda Girardino, un mio amico mi ha mandato un messaggio, ha detto sono felice di aver visto una partita di Girardino a Napoli. Posso vantarmi di questa cosa, io ci ho riso, però fondamentalmente Girardino prende un bello stipendio, cioè non riesco proprio a capire questa situazione. Io sono attonito, mi dispiace, perché comunque la maglia del Pescara è la maglia che tutti quanti amiamo. Infatti vogliamo che la nostra squadra, della nostra città, faccia bella figura in tutta Italia. E fondamentalmente siamo l'ultima squadra d'Europa, renditi conto. Cioè, e stiamo facendo la prima retrocessa. E stiamo facendo peggio in ordine temporale. E stiamo facendo peggio di 4-5 anni fa. Io pensavo che non era possibile una cosa del genere, invece stiamo facendo la gran lunga peggio. Tra l'altro, intanto perdonatemi, raddoppio della Vastese a Civitanova, pareggio del Pineto a Recanati. Recanatese Pineto 1-1, Civitanovese Vastese 0-2, Riccardo. Tra l'altro, il primo anno, dico 4 anni fa, potevamo dire di avere anche una dirigenza inesperta sul massimo campionato. Io onestamente a inizio campionato ho detto non è possibile fare peggio di 4 anni fa, e voglio ricordare i D'Agostino, i Sculli, i Caragli, i Bianchi Arce, 19 sconfitte consecutive. No, dopo 4 anni riusciamo a fare peggio. Ecco, questo per me è veramente una cosa incredibile riuscire a far peggio di 4 anni fa. E quest'anno non c'è la scusa sono inesperto, perché sei venuto in A, hai fatto un mondo organico di B, hai fatto la B, torni in A, almeno bisognava allestire una squadra per provare quantomeno a salvarci. Qui abbiamo una squadra che sta battendo tutti i record negativi d'Europa. Ma di che cosa parliamo? Certo. Perché poi la cosa assurda, perché io sono arrabbiato. Che poi la cosa assurda, sono arrabbiatissimo. La cosa assurda, lo sai qual è? Che noi abbiamo due direttori sportivi, cioè non è che ne abbiamo, cioè le squadre ne hanno uno e se lo portano per decenni all'interno dell'organico di una società. Noi invece ne abbiamo due, di cui uno Pavone, che ha una grossa esperienza in campo di Serie A, ha anche una certa età, quindi di giocatori ne conosce parecchi. Cioè, di questa esperienza, quanto questi direttori sportivi hanno apportato a questa squadra? Io non lo riesco proprio a capire, cioè ci sono dei paradossi che non te lo riesci a spiegare, perché se un direttore sportivo come Pavone, che ha visto la Serie A, che la conosce, certo. Ma anche un direttore sportivo come Leone, che voglio dire, secondo me a Lanciano ha fatto benissimo, non ha portato le plusvalenze, però comunque giocatori che hanno militato nel Lanciano adesso stanno militando tra A e B. Come mai questi direttori sportivi hanno ciccato completamente un campionato del genere? Poi proviamo a rispondere. Vantaggio del Genoa contro il Chievo, ma vantaggio dello Sporting Trestina sull'Aquila. Allora andiamo da Daniela Rosone. Daniela, gol di Ridolfi. Sì, Andrea, sta per terminare Jacopo, scusa, chiedo scusa, la forza dell'abitudine. Lo so. Al 41esimo il gol dello Sporting Trestina con Ridolfi, una punizione battuta magistralmente da Liurni, Ridolfi è stato bravo a metterla dentro, quindi 1-0 per il Trestina, e come ti dicevo sta per terminare il primo tempo. Sicuramente, volendo fare un bilancio di questo primo tempo, è stato il Trestina ad avere le occasioni più pericolose, perché ce n'era stata già una al 38esimo, una bellissima girata di Ceccagnoli, un pallone sporco dalla sinistra, era stato bravo
bravo in quell'occasione Farroni a deviare in angolo, e poi c'era stata anche una posizione di Morbidoni, l'Aquila si è vista poco o niente dalle parti dell'estremo difensore del Trestina, soltanto in un'occasione nei primissimi minuti con Valenti, che però non era riuscito bene a coordinarsi sparandola alta sulla porta. Quindi sicuramente il Trestina in questo primo tempo ha fatto vedere cose migliori rispetto all'Aquila Calcio, che appare più spenta e più opaca rispetto alle altre prestazioni. Proprio in questo minuto il direttore di gara ha terminato la fine delle ostilità per questo primo tempo, Jacopo. Perfetto, grazie Daniela. Dunque si chiude a dopo con l'Aquila in svantaggio purtroppo sul campo dello Sporting Trestina, 1-0, gol di Ridolfi, in vantaggio nel girone G anche l'Alba Longa per una rete a 0. Poi faremo a fine primo tempo il riepilogo con le schermate. Matteo, dicevi dei direttori sportivi, anche che abbiano o non abbiano esperienza in Serie A, però la difficoltà a costruire una squadra, in molti hanno detto beh, però la responsabilità è anche di Oddo, che ha avallato queste scelte, anzi in alcuni casi le ha proprio certificate, volute. Allora, io adesso si dà molto potere agli allenatori, no? Questo calcio moderno dove l'allenatore chiede i giocatori e la società glielo prende, gli acquista il giocatore da lui richiesto. Io questa cosa qua non l'ho mai concepita, perché tu sei un allenatore, io ti do una squadra, te la affido e tu poi la gestisci. Se sei bravo rimani in sella, se non sei bravo vai a casa. Qui ci scrivono... È inutile che continuate a parlare di direttori sportivi, perché a Pescara non comandano praticamente nulla. Ecco, e allora perché? Questo è anche vero, io anche volevo arrivare lì il punto. Se i direttori sportivi non contano nulla, perché continuarli a pagare? Perché buttare all'aria questi soldi? Ecco perché la mia lamentela nei confronti di Sebastiani, nei confronti di tutta la società è questa. Non tanto quella di prendere giocatori, farli giocare, fare le plusvalenze, perché queste cose sono importantissime per una società piccola come Pescara. Però quella di prendere dei direttori sportivi, comunque anche mantenere questi direttori sportivi, però dargli maggiori poteri, dargli la possibilità di allestire una squadra, perché alla fin fine il direttore sportivo è colui che gestisce, che fa la squadra. Nel momento in cui io ho rapporti con dei determinati procuratori e ho rapporti con determinate squadre, queste squadre o procuratori mi danno dei giocatori che sono, diciamo in maniera gentile, che non sono che mi danno un pacco, diciamola così. Uh-huh. Io con questi giocatori, io personalmente con questa gente non ci tratto più, non voglio avere più niente a che fare. Invece i nomi continuano a circolare e a ricircolare. È una questione che a me mi dispiace parecchio. Spero che nel prossimo campionato, ma anche il più presto, ci sia questa inversione di rotta. Guarda, farei contratti in maniera diversa. Tu li faresti a premio, a gettone? Come no, li no, no, io li faccio. Ti do una base per vivere, ti do una base, l'altra metà del tuo stipendio lo devi guadagnare sul campo. Quantomeno con le prestazioni, perché gente che prende Fiorfior di Quattrini e latita al posto di andare in verticale va in orizzontale per salvare la gamba, questo è quello che fanno. Però ti faccio anche una domanda, Riccardo, perdonami. Qual è l'interesse di un giocatore a tirare dietro la gamba? Perché tra poco inizia il nuovo mercato, inizia il mercato estivo e tutti quanti hanno bisogno di trovare una collocazione, una sistemazione. Certo, il discorso è questo. Intanto seguiamo questa azione con Caprari che prova il destro, grande parata di Rafael che si distende sulla sua sinistra, un'azione in ripartenza della Pescara con Gianluca Caprari che ha piazzato il pallone sul piede destro dai 20 metri e ha lasciato partire una conclusione anche angolata. Rafael si è disteso sulla propria sinistra, c'è anche il calcio d'angolo per il Pescara che prova ad andare, appoggio inguardabile verso Zampano, si sfuma questa azione. Per rispondere alla mia domanda? Ti rispondo. Allora, i giocatori hanno i procuratori. Se il procuratore dice a un certo punto del campionato caro tizio Caio Sempronio, l'anno prossimo vai al Bologna, uno cosa fa? La gamba non la mette. Perché? Perché pensa già al prossimo campionato. Io sono convinto, e ti ripeto, è stato avvalato da Zeman quello che ho detto io, che ha detto sono arrivato con una squadra che aveva già la mentalità di essere retrocessa. Allora io che sono anche giovane, perché devo rischiare di andare a fare a sportellate, rischiare di fare un infortunio come magari ha fatto l'anno scorso Mandragora, per difendere una squadra che tanto è una squadra che non lotta? E questo è quello che succede. Nessuno
nessuno mette la gamba. Siamo la squadra, credo, che ha meno ammonizioni del campionato. Sì, questa è una cosa di cui si era lamentato anche Oddo. Siamo quasi in chiusura di primo tempo a Cagliari, perché sono stati dati 2 minuti di recupero. L'arbitro ha già il fischietto in bocca e dovrebbe finisce qua il primo tempo. Cagliari 1, Pescara 0. Facciamo un rapidissimo giro con i nostri collegamenti. Abbiamo chiuso Trestina L'Aquila, quindi adesso San Marino 60 secondi e Avezzano 60 secondi. Andiamo da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, mancano proprio 60 secondi, un minuto al termine di questo primo tempo al San Marino Stadium di Serravalle, 0-0 tra San Marino e San Nicolò. C'è un calcio d'angolo, il terzo tiro dalla bandierina per la formazione di Massimo Epifani, che non si è mai resa pericolosa in questo primo tempo. Il calcio d'angolo che sta per essere battuto, probabilmente potrebbe essere questa l'ultima azione del primo tempo, troppo lungo, pallone che termina sui piedi del numero 3 della formazione abruzzese, Mozzoni. Il tiro di Mozzoni, pallone di un soffio al lato, prima occasione pericolosa proprio per la squadra di Massimo Epifani in chiusura di tempo, quando mancano 10 secondi al termine della prima frazione. C'è il quarto tiro dalla bandierina per il San Nicolò, che dunque chiude in attacco questo primo tempo, pallone che arriva in area di rigore, esce a vuoto il portiere della formazione di casa. C'è però forse un fallo sui danni, perché il direttore di gara ancora di Roma va a comandare un calcio di punizione. Abbiamo già superato da 15 secondi il 45esimo, dunque si sta giocando il recupero qui a San Marino. Ribadisco il parziale: San Marino 0, San Nicolò 0 a Teralina. Grazie Paolo. Ovviamente facci sapere quando è terminato la prima frazione. Andiamo rapidissimamente, 60 secondi, anche qualcosa di meno ad Avezzano. Avezzano, Città di Castello, Roberta Di Sante. Roberta. Sì, siamo già nell'intervallo invece, Jacopo, qui al Dei Marsi, dove in questo momento il presidente Gianni Paris sta premiando in campo la squadra degli allievi biancoverdi, che ha stravinto il campionato di categoria ottenendo l'accesso al torneo d'élite regionale per la prossima stagione. Quindi in questo momento ci sono tutti i ragazzi degli allievi dell'Avezzano in campo e il presidente sta onorando questi giovanissimi con questa premiazione durante l'intervallo di questa partita, che l'Avezzano sta conducendo per 1-0 in virtù della rete siglata da Marolda in avvio di primo tempo. Un primo tempo che non è stato brillantissimo, ci sono state un paio di altre occasioni per parte, ma nulla di eclatante, con i portieri che in realtà non hanno fatto interventi importanti. Un primo tempo non bellissimo comunque l'Avezzano sta controllando in maniera, insomma, senza rischiare nulla di che. Ovviamente qualcosa di più invece ci si aspetta dal Città di Castello, che appunto deve vincere questa partita per continuare a sperare. A te, perfetto, Jacopo. Grazie Roberta. E allora siamo davvero in chiusura di anche questa prima parte dell'Abruzzo del pallone. Intanto c'è un refuso, Bologna sul doppio vantaggio contro l'Udinese, Bologna 2 Udinese 0, dunque vanno negli spogliatoi anche le squadre di Serie A. Il gol di Taider in chiusura di primo tempo. Allora, con questo aggiornamento vediamo le schermate, partendo dalla Serie A. Bologna-Udinese 2-0, Cagliari-Pescara 1-0, come detto gol di João Pedro su calcio di rigore. Il Crotone in vantaggio contro il Milan 1-0, gol di Trotta. Sassuolo in vantaggio 2-1 ad Empoli. Il Genoa vince 1-0 contro il Chievo, lo stesso fa il Palermo contro la Fiorentina. Roma-Lazio è finale 1-3, così come lo sono Atalanta-Juventus 2-2, Torino-Sampdoria 1-1, questa sera Inter Napoli. Vediamo adesso il girone F di Serie D, perché poi ovviamente avremo tempo e modo di analizzare anche la Lega Pro, che inizia alle 17.30. Agnonese Campobasso 2-0, il derby molisano per il momento è tutto. Granata Vastese in vantaggio 2-0 a Civitanova Marche, 0-0 tra Fermana e Alfonsine, Matelica e San Maurese, Monticelli Esina 1-1, Recanatese e Pineto 1-1, il gol di Degano in apertura della Recanatese e il pareggio di Malocu, come detto, per il Pineto. 0-0 tra San Marino e San Nicolò, Vispesaro in vantaggio 1-0 con Romagna Centro, il gol di Falomi su calcio di rigore. Girone G,
Alba Longa Torres 1-0 Avezzano, Città di Castello 1-0 come detto Marolda, Flaminia Vivi Altotevere Sansepolcro 0-1, Foligno Monterosi non si è giocato, un 3-0 a tavolino. Il Rieti in vantaggio a Sassari contro il Latte Dolce, Muravera Lanusei 0-0, l'Arzachena in vantaggio con Sanna sul campo della Nuorese, San Teodoro che vince contro lo Stiamare. Per il momento invece l'Aquila è sotto contro lo Sporting Trestina 1-0, il gol di Ridolfi. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra pochissimo con noi di nuovo per vivere il secondo tempo di Cagliari Pescara e tutte le partite di domenica pomeriggio. A tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Diretta Stadio, stanno per ricominciare i secondi tempi partendo ovviamente dalla Serie A e poi via via scendere anche quelli di Serie D che ci interessano da vicino. Per esempio è iniziata già la gara dell'uscita di Crotone, mentre a Cagliari le squadre sono ancora negli spogliatoi, lo ripetiamo, con il Cagliari in vantaggio per una rete a zero, gol realizzato da João Pedro nel corso del primo tempo su calcio di rigore per un fallo di mano di Fornasier in area di rigore. Rivediamo un attimo la schermata riepilogativa dei risultati di Serie A per valutare quelli che sono stati i primi tempi. Intanto a Cagliari sta rientrando la formazione di Massimo Rastelli sul terreno di gioco, come detto il Bologna in vantaggio 2-0 sull'Udinese, il Cagliari in vantaggio con il Pescara 1-0, lo stesso il Crotone 1-0 contro il Milan, il Sassuolo sta violando per il momento il Castellani di Empoli 2-1, il Genoa in vantaggio 1-0 contro il Chievo, il Palermo sta battendo la Fiorentina per 1-0 e sono finali Atalanta-Juventus giocata venerdì sera 2-2 perché la Juventus mercoledì ha l'impegno in Champions League, l'andata a Monte Carlo contro il Monaco. Il derby ad ora di pranzo di Roma dopo quello di Milano l'ha vinto la Lazio 1-3, sempre 4 gol comunque, 2-2 quello di Milano, 1-3 quello di Roma. Torino-Sampdoria 1-1 giocata ieri con l'ennesimo gol di Patrick Schick, davvero un giocatore molto molto interessante quello della Sampdoria. Questa sera alle 20.45 c'è il posticipo tra Inter e Napoli. Intanto gran parata di Donnarumma, di Gigio Donnarumma a Crotone per salvare di nuovo il Milan di Vincenzo Montella. Sta rientrando anche Zeman sul terreno di gioco. Prima di dare di cominciare a commentare il secondo tempo di Cagliari-Pescara, vedete il nostro cronometro è già pronto, facciamo un rapido giro dei campi di Serie D, cominciamo con San Marino, San Marino, San Nicolò, Paolo Renzetti, un minuto per te Paolo. Sì, grazie Jacopo, però qui a San Marino il secondo tempo non ha ancora avuto inizio, prima frazione di gioco che si era chiusa in ritardo perché era iniziata in ritardo la gara, dunque dobbiamo ancora attendere almeno crediamo un minuto e mezzo prima dell'inizio della seconda frazione, si riprenderà senza sostituzioni e dunque con gli stessi 22 del primo tempo a terra linea. Grazie Paolo, andiamo ad Avezzano per vedere se il secondo tempo è iniziato. Avezzano, Città di Castello, Roberta Di Sante, Roberta. Sì Jacopo, siamo al settimo minuto di questa ripresa, dunque sì, partita che è ricominciata anche qui, sempre 1-0 in favore dell'Avezzano il parziale, praticamente non è accaduto nulla nei primissimi minuti di questo secondo.
secondo tempo sono riscesi in campo gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione. Ovviamente ci attendiamo qualche emozione in più da una partita che finora non ce ne sta regalando moltissime. Quello che dispiace sicuramente è vedere una città come Avezzano con un comprensorio importante, un settore giovanile organizzato, abbiamo visto proprio adesso la... tanto però c'è Marotta che va a riconquistarsi questo pallone al limite dell'area, fa partire la conclusione alta, oltre la traversa. Questo è il primo tentativo di questa ripresa, di questo secondo tempo. Ancora Marotta che va a tentare questa conclusione proprio dal limite dell'area, che termina alta oltre la traversa. Dicevo, quello che ti spiace è vedere una città come Avezzano con questo comprensorio importante, un settore giovanile organizzato, abbiamo visto appunto la premiazione degli allievi nel corso dell'intervallo, con un pubblico che comunque non è quello, insomma, delle, sicuramente delle grandi occasioni. Ma attenzione che l'Avezzano adesso prova a distendersi in avanti, c'è lo scambio con Di Genova che serve l'Edo, il gol di Edo, ancora una volta a segno il numero 11 della formazione bianco-verde. C'è stato un lampo praticamente al ottavo minuto di questa ripresa, con Di Genova che ha visto Leito smaccarsi sulla sinistra, è arrivato proprio all'altezza del vertice sinistro dell'area e ha fatto partire un siluro a incrociare che si è insaccato sotto il 7 alla parte opposta. Ancora un gran gol per Davide Leito, che abbiamo visto giocare in questa stagione sia come esterno alto che come sta giocando oggi, che come esterno basso, e in entrambi i casi ha regalato diversi gol all'Avezzano. Dunque cambia il risultato all'ottavo, Avezzano 2, Città di Castello 0, e io ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta. Dunque raddoppio dell'Avezzano con Leto, pareggio del Milan a Crotone, il gol di Cristian Zapata con un colpo di testa, il centrale difensivo colombiano del Milan ha impattato, e dunque punteggio di parità all'uscita di Crotone. Intanto vediamo in bassa frequenza la sponda di Juraj Kučka e arriva Zapata che mette il pallone in fondo al sacco. A Cagliari, se non erro, non ci sono state sostituzioni, squadre con i medesimi 22 uomini in campo. Noi tra poco ascolteremo un po' di radio cronaca da Radio California, la radio cronaca del nostro Enrico Rocchi, per vedere un po' come stanno andando le cose al Santeria di Cagliari, per vedere se c'è stata o meno la reazione del Pescara. Anzi, se riusciamo, andiamo subito per un minuto ad ascoltare un po' di radio cronaca, poi rientriamo e facciamo dei commenti. Cagliari Pescara. Pedra che aveva forte istanza per il precedente fallo di Zampano. La palla è tenuta dai difensori del Cagliari. Salamon, in effetto, un lancio completamente sbagliato. La palla a fondo campo, Rastella invita i suoi ad avanzare, a stare lontani dalla propria metà campo. Ecco Zapano con le mani sta per effettuare la rimessa laterale verso Koulibaly. Koulibaly indietro per Bovo. Bovo effettua un lancio a cercare Cerri, si scontra con Salamon, controlla il pallone Borriello e poi Bovo lo ferma. Zampano va a coprire sull'esterno destro. Zampano va a evitare anche il fallo laterale, rilancia la palla verso Cerri che viene buttato giù da Salamon. Calcio di punizione a favore della Pescara. Un bel duello fra Salamon e Cerri. Punizione per i biancazzurri che viene eseguita da Muntari. Ecco Muntari vicino al cerchio del centrocampo, tocca per Memusciai. Caprari, c'è la sovrapposizione di Milicevic, servito in questo istante. Ecco Milicevic, affida la palla ancora a Caprari, sta per entrare in area di rigore. Caprari, ancora a Caprari, rientra su di lui. Caprari, il tiro cross, la palla attraversa tutta l'area di rigore, termina fuori con Benali che da due passi non è riuscito a spingerla in rete. C'è stata anche una deviazione da parte di Salamon, quindi calcio d'angolo per il Pescara, occasione per il pareggio dei biancoazzurri con Caprari e Benali. Benali ora dalla bandierina al quarto minuto della ripresa. Il tentativo da salto di Caprari, Benali batte il calcio d'angolo, attenzione, viene buttato a terra Milicevic in area di rigore, insiste Memusciai, prova a concludere, la palla si stampa su Taxides. Muntari per Benali, ancora Benali,
per Memusciai c'è un intervento falloso su Memusciai, protesta il bianco-azzurro, il Cagliari può uscire dall'area di rigore e c'è il lancio, attenzione per Farias che punta Fornasier, ancora Farias si libera di Fornasier ma non di Zampano ed è molto abile a lottare, poi Koulibaly perde il pallone, attenzione Taxidis, intervento deciso di Fornasier, si lotta in mezzo al campo, Taxidis fermato da Koulibaly, ecco Memusciai, Carrari, Benalì, ancora Benalì osserva Carrari, lo serve sull'esterno destro, Carrari effettua il cross, la palla viene bloccata da Rafael, però un buon avvio di ripresa da parte del Pescara, precedentemente Carrari in area aveva... Un buon avvio del Pescara, siete d'accordo? Quell'occasione di Caprari che non aveva molto angolo, Matteo, per poter far male, c'è stata anche la deviazione, il corner e poi questa quest'altra azione dall'altra parte ha rischiato di prendere un contropiede. Due squadre che insomma diciamo giocano un po' con schemi un po' blandi perché sì, d'altronde non è, sono due squadre relativamente tranquille. Fondamentalmente sono state delle azioni d'attacco ma non hanno impensieri. Ma non hanno impensierito più di tanto la difesa del Cagliari. Sì, un po' più di Pescara sta venendo fuori, ma è quello che fondamentalmente deve fare, perché il Cagliari sta aspettando i biancazzurri per poi ripartire in contropiede. Pescara fondamentalmente non sta incidendo più di tanto, però purtroppo è un calcio d'angolo che ci regalano e vediamo come lo finalizzeranno. È diciamo lo specchio di tutte le partite che fino adesso abbiamo visto, cioè il Pescara attacca poi a un certo punto va a infrangersi contro un muro, esatto. Ma parliamo anche di squadre che comunque dovevano essere alla nostra portata ma che in realtà sono delle corazzate, che in difesa sono ben sistemate, noi invece dietro prendiamo gol anche molto stupidi da campionati amatoriali. Ecco, anche questa azione che vi stiamo per descrivere, un lancio dalla tre quarti di Muntari di sinistro, Memusciai non molto distante da Rafael, un piatto abbastanza telefonato da ottima allora, posizione. Questa, in questi campionati, dato terzo gol del Sassuolo, in questi campionati non è tanto l'importante fare tante azioni da gol per poi cercare di segnare. Questo discorso va bene per la Serie B. Noi per esempio abbiamo commentato partite dove il Pescara attacca, poi alla fin fine la partita... Il gol lo prende. Lo prende, perché queste sono squadre, Cagliari, Chievo, Atalanta, che comunque gli basta un'azione per portarsi in vantaggio e per poi chiudersi a riccio e non permetterti di andare oltre la linea dell'area di rigore. Ecco probabilmente, scusami Matteo, la gara di andata Pescara-Cagliari fu proprio l'emblema di questo discorso che stai facendo tu, nel senso loro fecero Cagliari un gol con Boriello e poi si chiuse. Poi in 10 uomini espulso Di Gennaro che io spero che rientri, così si fa espellere un'altra volta perché ogni volta che gioca contro il Pescara si fa espellere questo giocatore, ma sembra il primo tempo in qualcosa. Sì, sì, vero, anche l'anno prima quando il Pescara vinse 1-0 con la Padula e il Pescara che attaccò a fondo per poi trovare il pareggio ma solo alla fine al 94esimo con Caprari. E quindi questa purtroppo è la Serie A, cioè tu devi essere cinico al momento giusto, quell'azione prima, quella sottoporta di Memusciai dovevi segnare, se sei una squadra di Serie A quel gol lo fai e se hai giocatori da Serie A quel gol lo fai. Così come un altro emblema di questo campionato sono i tanti calci di rigore sbagliati. Poi alla fine gli arbitri non ce li hanno dati neanche più perché tanto questi li sbagliano. Ah, ok. Una lettura alternativa, sì, è inutile sì, darli. Sì, tanto li sbagliano. Quindi, no, scherzi a parte. Per esempio, ecco, la partita contro la Lazio a Roma, io ero in curva e il Pescara stava giocando bene. Gli aveva dato pure quel calcio di rigore che poteva dargli la possibilità di sbloccare il risultato. Poi magari aver visto o la stessa partita, ma magari avremmo visto anche un'altra partita. Questo è uno di tanti rimpianti che noi in questo campionato ci porteremo, perché metti la palla dentro i primi minuti e la Lazio deve comunque giocare sotto un altro punto di vista. Sì.
Intanto c'è questa azione molto bella di Caprari con Cerri che viene pescato in posizione di offside, la rivediamo, posizione di fuorigioco che c'è, Riccardo. Però rispetto a quello che tu stavi dicendo prima, giocatore che è già con la testa altrove, e Caprari potrebbe esserlo perché di fatto ha già firmato un contratto con l'Inter, però è vero fino a un certo punto, perché per esempio oggi, e non solo oggi, invece non è vero, non sta tirando la gamba indietro e forse è uno dei più positivi di questa squadra, almeno propositivo. Beh, allora, se vuoi che parliamo di Caprari giocatore, tanto terzo gol della Vastese a Civitanova Marche. Caprari adesso tu lo vedi che lui si diletta a fare il suo gioco, solo queste serpentine veloci, però in fase difensiva non ha mai difeso, e tu sai che il primo difensore è l'attaccante nello schema di gioco. Su Caprari ti posso passare il concetto che ha giocato molte volte da falso nuovo e quindi da attaccante che non è il suo ruolo. Però che Caprari quest'anno, voglio dire, ci abbia messo tutta questa grinta, io ti dico la verità, non la vedo. Gli piace quando parte dalla tre quarti, che ha un po' di spazio, fare la sua serpentina, mettere la palla in mezzo, è un giocatore dotato di una buona tecnica, forse tecnicamente è il più forte giocatore che abbiamo, però da qua ad affermare che è un giocatore che ci ha messo un'anima, insomma, ne no, passa, eh? Assolutamente, questo è fuori di discussione, era per guarda, i giocatori che valutare... ci hanno messo l'anima quest'anno è stato Bruno, che quando ha giocato ci ha messo. Sono contento per Fiorillo, che è un buon portiere, che sicuramente è degno di difendere la nostra porta anche il prossimo anno. Koulibaly sta dimostrando di essere un giocatore che ha voglia di giocare, perché vedi che forse perché è giovane, forse perché ha fame. Ti salvo forse Benalì in qualche partita, gli altri una bocciatura totale, perché ti ripeto, siamo la squadra peggiore d'Europa. Ora, quando una squadra è la peggiore d'Europa devi prendere 11 giocatori e mandarli via tutti, anzi 11 più 7 della panchina, più la tribuna, più tutti quelli, via, via tutti, ripartiamo da capo. Non si può fare, va bene, salviamo qualcuno e andiamo avanti, però dobbiamo anche imparare a essere critici e a dire le cose come stanno, perché se iniziamo a dire ma a inizio campionato giocavamo bene, e poverino, e a livello psicologico, e quell'altro, cioè sembra sempre Moratti quando l'Inter andava male, i miei figli, ma figli di chi? Ma gioca a pallone, per favore. Chiarissimo. Intanto pareggio del Chievo sul campo del Genoa, ma terzo gol della Mezzano contro il Città di Castello. Roberta Di Sante, Roberta, ancora Leto. Esatto, è sempre lui, doppietta per Davide Leto, la conclusione è più o meno speculare a quella dell'azione precedente, praticamente siamo al vertice opposto, prima ha segnato dal vertice sinistro, questa volta siamo all'altezza del vertice destro, prima sua azione, adesso invece è un calcio di punizione che Leto praticamente calcia in maniera perfetta, gran sinistro a girare, si tuffa il portiere del Città di Castello Massetti, ma non riesce ad arrivarci, quindi tocca ma non riesce a bloccare la sfera che si intacca alla sua destra, dunque 3-0 per l'Avezzano quando siamo giunti al 21esimo minuto di questa ripresa. Io ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta. Pari della Nuorese contro l'Arzachena, e questo in ottica vittoria del campionato, è un risultato molto importante. Intanto il Pescara in area di rigore cade a terra, se non erro proprio Milicevic, ho visto bene, l'arbitro dice che si può proseguire, tutto regolare, poi magari riusciremo anche a vedere il replay di questa azione per vedere se c'è o no, se c'è stato o meno contatto. Non ci sono state proteste, quindi così a sensazione pare che non ci fosse. Andiamo a San Marino per 90 secondi da Paolo Renzetti. Paolo. Sono 14 minuti nel corso della ripresa, 0-0, non si sblocca il punteggio fra San Marino e San Nicolò, non ci sono state emozioni in questa prima parte di secondo tempo, meglio
nel complesso sicuramente la formazione di Di Meo, che nel primo tempo ci ha almeno provato in 3-4 occasioni senza andare mai vicinissima al vantaggio, ma in qualche circostanza. Attenzione, perché ora invece è la squadra di Epifani che si rende pericolosa con Chiacchiarelli. Questo tiro del giocatore del San Nicolò, quando siamo giunti al 15° del secondo tempo, c'è stata la deviazione del portiere della formazione sammarinese Dini in calcio d'angolo, e dunque quando siamo giunti al 15° segniamo sul nostro cronometro questa occasione per la formazione di Epifani, che si è vista poco in attacco fino a questo momento. Questo tiro dalla distanza di Chiacchiarelli, che ha costretto il portiere del San Marino a deviare il pallone in calcio d'angolo. C'è il sesto tiro della bandierina per la formazione ospite, già battuto sul pallone e Mozzoni, il cross di Mozzoni, pallone in area di rigore con Traini, che non riesce a raggiungere la sfera, che termina direttamente sul fondo, e dunque si riprenderà con una rimessa affidata al portiere di casa Dini. C'è stata una sostituzione a proposito della formazione sammarinese: 4 minuti fa è uscito dal campo Zamagni ed è entrato con la maglia numero 19 Baldassi. Non ci sono stati invece cambi nella formazione abruzzese, con gli stessi 11 di inizio gara. Il cronometro in quest'istante segna esattamente 16 minuti, 0-0 tra San Marino e San Nicolò a Seralina. Grazie, grazie Paolo. Intanto c'è il pari della Nuorese, il pari della Torres su calcio di rigore, 3-1 del Flaminia contro il Vivi Alto Tevere Sansepolcro. E invece andiamo a seguire quello che sta facendo l'Aquila, che è sotto 1-0 contro lo Sporting Trestina. Espulso però l'allenatore dello Sporting Trestina, Daniela, che è un nome insomma che ci ricorda più di qualcosa, Riccardo Zampagna. Sì, Riccardo Zampagna è stato allontanato dalla panchina, per la verità non abbiamo ben capito, insomma l'arbitro non era neanche vicino, probabilmente il guardaline ha segnalato qualcosa ed è stato espulso dalle panchine tra le proteste del pubblico locale. Dicevi bene tu, conduce il Trestina per 1-0 in virtù del gol arrivato nella prima frazione di gioco al 38°. Nel secondo tempo meglio l'Aquila per quanto riguarda il possesso palla, però non per quanto riguarda l'incisività e la concretezza, perché di fatto l'Aquila, a parte un'occasione capitata a Noman al 12° davanti la porta, su tiro debole, quindi non ha avuto nessun problema, vado a parare, non si è resa pericolosa più di tanto. Ci sono stati anche dei cambi per quanto riguarda l'Aquila Calcio: Arboleda ha preso il posto di Esposito e poi Dictevicius ha preso il posto di Valenti. Per quanto riguarda invece il Trestina c'è stato un solo cambio, è entrato Gianluca Marinelli, vecchia conoscenza dell'Aquila Calcio, ha giocato con l'Aquila in Serie C, e fuori Salis. Quindi questo è quanto per ora, quando siamo giunti al 25° del secondo tempo. Grazie Daniela, grazie a più tardi per ulteriori aggiornamenti, speriamo che l'Aquila riesca a raggiungere questa benedetta parità. Intanto terzo gol del Bologna contro l'Udinese, ancora Mattia Destro, Bologna 3, Udinese 0, con il Pescara adesso che continua ad attaccare, lo fa sempre più o meno sull'asse mancino, Matteo, con Milicevic che cerca sempre un'imbeccata verticale o per l'inserimento di Caprari o per un altro centrocampista. Sì, sì. Sì, si sta giocando più da quest'altra parte, anche perché Bellalista vedo qualche difficoltà di troppo a sfondare la parte destra, quindi o è stato proprio lo stesso Zeman a suggerire questa cosa, che comunque loro da quella parte hanno dei grossi corazzieri, quindi è facile prendere la palla. E prima Benalì ha avuto un punto sulla destra, solo che poi ha perso l'attimo per crossare e ha dato la possibilità a tutta la difesa del Cagliari di rientrare. A quel punto l'azione si è conclusa lì. Una partita che fondamentalmente non sta dando grosse emozioni, si sta giocando più che altro di rimessa, niente di più, niente di meno. Tanto cartellino giallo per Bruno Alves nel Cagliari, è il terzo ammonito della gara dopo Fornasier e Milicevic, che sono stati ammoniti invece nelle fila del Pescara. Cambio proprio nella formazione cagliaritana, entra Marco Sau ed esce Farias. Peraltro sia Sau che Farias, oltre ad essere stati giocatori
di Zeman, Riccardo, nella prima esperienza di Zeman a Pescara erano due obiettivi di mercato prima che arrivasse Ciro Immobile per, dopo l'acquisto di Insigne e cercando la prima punta. È chiaro che adesso bisogna anche cominciare a studiare quello che sarà il prossimo campionato di Serie B, perché inevitabilmente il Pescara da retrocessa si pone inevitabilmente come una delle big di questo campionato. Innanzitutto, se vogliamo parlare di mercato del prossimo anno, dobbiamo dire questi 10 milioni di paracadute che arrivano, serviranno per coprire dei debiti o serviranno buoni buoni per fare una campagna a questi? Perché se tu hai 10 milioni disponibili in Serie B, per fare la B ne hai di giocatori da prendere. Per quanto riguarda Sao e Faria, sono due giocatori di temperamento, hanno piedi, hanno gioco, hanno testa, sono due giocatori che a noi sarebbero serviti, come mamma mia, come il pane. Ma questo tipo di giocatore, perché poi si è sempre rimproverato a questa squadra il fatto di non avere grandissimo peso davanti, due leggerini come Sao e Farias, non so fino a che punto avrebbero risolto. Guarda che non è una questione di altezza, perché io ti ricordo che Lothar Matteo sarà alto 1,70, però giocava anche in un altro ruolo. Ho capito, ma sono i giocatori, non la fa. Io quello che intendo dire non è l'atleticità del giocatore, perché ci sono giocatori che sono alti, sono piccolini, sono madri, eppure hanno una rabbia agonistica e sopperiscono al loro stato fisico con impegno e con voglia. Non è una questione di sono alto, sono magro, sono grasso, sono bello o sono brutto. È una questione proprio di temperamento, di metterci la gamba, di giocare. Poi dipende pure da che tipo di gioco fai. Per esempio, l'anno scorso noi avevamo Cocco come punta, come vertice. Sì. Cioè Torreira è alto come la mia gamba, pazienza. Il gioco di Oddo non prevedeva che l'ala andava sulla linea, dicendo, la linea del fondo e la buttava dentro per la riete, così come giocava l'Inter con Vieri. Certo. Dato che stiamo parlando di Inter, era un gioco prettamente palla a terra. Ovviamente se hai lo spilungone là davanti hai difficoltà a giocare palla a terra, però scusami, però Matteo, devi fare un gioco adatto alla punta, così come non è un giocatore ideale al gioco di Zeman, come si chiama la punta nostra, Cherry. Non è un giocatore che fa per lui, perché Cherry è alto e lui sfrutta le sue doti atletiche per il colpo di testa, quindi giocare palla a terra è molto lento, quindi non è un giocatore che potrebbe fare al caso nostro per il prossimo anno. Quindi dipende dal gioco che fai, quindi devi trovare dei giocatori adatti al tuo gioco. Però perdonatemi, all'inizio del campionato, nella parte iniziale del campionato, terzo gol della Zaghera contro l'Anorese, si è detto per mesi aspettiamo gennaio per prendere la punta, perché ci vuole una punta di peso, perché così il Pescara è troppo leggero, perché non riesce a far male alle difese avversarie. E adesso ci scopriamo che probabilmente servivano altri piccoletti, no? No, io scusami, io non parlavo di parte, non vorrei essere confuso in quello che ho detto. Io non parlavo di parte, tu hai parlato di Sao e di Farias. Io ho detto sarebbero due giocatori che sarebbero serviti a noi, non tanto per le loro doti atletiche, ma per la grinta che hanno, il tipo di gioco che esprimono, cosa che a noi sono quello che è mancato. Questo poi, che poi sia alto 1,40, 1,50, 2 metri, non è questo il concetto. Ma che tu sei così esprimere. Sicuro che siano più grintosi, per esempio, adesso giusto perché siamo in discorso Sao e Farias rispetto a quelli che hanno... No, hai detto quei due, ti dico sì, sono giocatori che hanno grinta, giocatori che hanno impegno, io ti ripeto il calcio lo guardo e sono giocatori che hanno sicuramente quel quid che diceva anche Matteo del trotone di prima, di cercare di salvarsi, poi puoi anche non salvarti. Non è detto che noi dovevamo allestire una squadra per rimanere in Serie A, cioè per carità, dovevamo allestire una... però puoi anche retrocedere, ma retrocedendo, lottando, e nessuno avrebbe detto nulla. Noi qua retrocediamo senza lottare, senza aver partecipato. Peraltro, probabilmente in uno dei campionati in cui la soglia salvezza è veramente quasi irrisoria. Cioè, guardavo la classifica prima, vediamola la classifica invece a tutto schermo. A 27 punti, a 2 dall'Empoli, il Trotone, il doppio dei nostri punti, considera che noi abbiamo 3 punti in più. Sì, sì. Per un fax dobbiamo 3 punti in più.
No, considera anche questo. Sono 29 perché... punti. Bravo. L'Empoli in 34 giornate di campionato. Niente. Che vuol dire meno di un punto a partita. Niente. Diciamo che si è salvato abbastanza agevolmente, perché è quello poi che fondamentalmente dicevo prima, non è mai stato nemmeno in discussione. È la meno peggio. È la meno peggio tra le quelle che stanno retrocedendo. Allora, in un campionato del genere vorrai almeno partecipare fino all'ultima giornata per la lotta alla salvezza? No, noi siamo fuori da Natale, da novembre che siamo fuori. Novembre, dicembre, noi siamo fuori dal campionato. Aspetta, però io, ci sono le registrazioni, io a novembre dicevo che questa squadra non era all'altezza. Venivo sempre sconfessato dagli altri, cioè che noi ci salviamo, aspettiamo dicembre, io ero testimone, dicevo: guarda Sebastiano, non spendere i soldi per salvarti, pensa già al prossimo anno. Poi sono stati presi degli elefanti oramai che non dovevano essere neanche presi in considerazione. Quindi mo che diciamo che da novembre che questa squadra si salvava, mo quello che bisogna sottolineare che da novembre cosa. Che non lottiamo neanche per quindi, cercare di cioè, intanto grande parata di Rafael su un'azione, un tiro sotto misura di Ben Ali in area di rigore, praticamente si è tuffato Rafael quasi con il volto e probabilmente ha preso una pallonata in faccia. C'è questo cross dalla sinistra e poi Rafael che intercetta il pallone di Ben Ali. In effetti non so dove sia stato colpito al volto, però adesso si tiene il volto. Intanto quarto gol del Bologna contro l'Udinese, prima c'era stato il raddoppio del Chievo sul campo del Genoa. Però questa è un'altra incursione di Milicevic che non sta facendo, sta facendo male in un ruolo che tendenzialmente non è suo. Però fa ancora più rabbia pensare che avevamo i giocatori e abbiamo fatto giocare tutto il campo. Eccolo Castanos. Entra Castanos per Ben Ali. Sì, poi un'altra cosa che vorrei sottolineare oggi, per non essere smentito, speriamo di essere smentito il prossimo anno. Cioè, non è che il prossimo anno facciamo la voce grossa in Serie B, eh? Cioè, chi è all'ascolto che cominciasse a dire, a pensare a questa cosa, che il prossimo anno già è salito il Foggia. Ci sono squadre molto di complicate da battere. Molto probabilmente salirà il Venezia, ci sono squadre. Molto probabilmente il Venezia è già promossa. Quindi non pensiamo che il prossimo anno andiamo in Serie B e vinciamo il campionato come quello che è successo con Zeman di 4 anni fa, 5 anni fa, perché quel campionato fu una serie di fattori che portarono il Pescara in Serie A. Perché se no in quella squadra militava un certo Verratti, Immobile, Insigne, c'era un Sansovini che aveva la bombola d'ossigeno dietro le spalle, cioè ci sono giocati, Zanon fece un campionato stratosferico quella, cioè, ma adesso non cominciamo a pensare che vabbè retrocediamo e le vinciamo tutte, sarà un campionato molto difficile perché la B è un campionato dove le puoi vincere tutte, ma le puoi anche perdere tutte, perché è un livello talmente omogeneo dove veramente portare a casa il risultato sarà difficile, ma soprattutto il prossimo anno. Assolutamente. Intanto stiamo per fare un altro giro ai campi. Aggiornamento: il Muravera in vantaggio 1-0 contro il Lanusei, ovviamente Serie D, Girone G. Seguiamo questo calcio d'angolo in favore del Cagliari e poi scendiamo proprio nel Girone G. Dalla bandierina va la formazione di Rastelli, il pallone in area di rigore, salgono le torri del Cagliari, ma nessuno va a colpire di testa. Poi c'è un tiro dalla distanza decisamente fuori misura di un difensore proprio cagliaritano. Matteo? Sì, è che tornando al discorso del prossimo anno sarà ancora più difficile, perché noi veniamo da innanzitutto una retrocessione sanguinosa e poi dobbiamo rivoluzionare la squadra, quindi prima che questa squadra arrivi a maturare una certa cognizione, anche perché poi non abbiamo un allenatore uno qualunque, abbiamo Zeman che ha dei dettami ben precisi, ora che assimili tutto il campionato, ora che i suoi schemi, ora che entri con una preparazione atletica all'altezza di quegli schemi, passerà del tempo e avendo perso tante partite di fila, bisogna vedere come reagirà la piazza a questa situazione, come
verrà messa sotto pressione la squadra e tutto il contesto societario. Anche perché nella prima esperienza di Zeman, ricordo che bisognò aspettare dicembre, quel Torino-Pescara 4-2, ancora a dicembre c'erano ancora dei passi falsi prima di avere la svolta. E tu dici giustamente, avendo anche ulteriormente una retrocessione sanguinosa alle spalle, non bisogna sarà... Bisogna vedere come tutti quanti reagiremo a questa cosa, perché adesso comunque noi ci aspettiamo un campionato completamente diverso rispetto a quello che stiamo vedendo adesso, però sarà pronta già da inizio settembre, fine agosto, a giocare così? È un po' complicato, anche perché poi la freschezza delle squadre di Zeman arriva strada facendo. Scendiamo in Serie D, andiamo un minuto San Marino e un minuto Avezzano per gli aggiornamenti, se ci sono, altrimenti per fare il punto della situazione. San Marino, Paolo Renzetti. Mezz'ora di gioco nella ripresa, sempre 0-0 al San Marino Stadium tra San Marino e San Nicolò. Si è vivacizzata la gara in questa ripresa tra il 18esimo e il 19esimo per tre volte. In pratica in una sola azione il San Nicolò è andato vicino al vantaggio, prima con Di Benedetto che si è divorato un gol tutto solo davanti a Dini che è riuscito a respingere, poi con una conclusione di Massetti respinta ancora dall'estremo difensore del San Marino. Poi sul proseguimento dell'azione il pallone è terminato ancora una volta sui piedi di Di Benedetto, che in area di rigore non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta mandando il pallone al lato, ma un minuto fa c'è stata una clamorosa occasione invece per il San Marino. Sugli sviluppi di un calcio di punizione è saltato tutto solo in area di rigore a due passi, nell'area di rigore piccola a due passi da Ciotti, numero 5 del San Marino. Attenzione perché c'è San Marino, il San Nicolò in avanti e il gol della formazione di Massimo Epifani con Di Benedetto. Quando siamo giunti al minuto numero 32 di questa ripresa passa in vantaggio il San Nicolò con il gol di Benedetto. Stavo raccontando dell'occasione clamorosa mancata di testa da Bova a due passi da Ciotti, e proprio in questo istante le abbiamo raccontato in diretta, in contropiede c'è stato il lancio di mi sembra Capitan Petronio per Di Benedetto, che si è presentato tutto solo in area di rigore davanti al portiere della formazione sammarinese Dino, e lo ha superato mettendo il pallone in rete. Dunque cambia il punteggio al San Marino Stadium quando siamo giunti al minuto numero 32, San Marino 0, San Nicolò 1. Il gol di Di Benedetto, a te la linea, Jan. E questo è un gol pesantissimo per il San Nicolò, e adesso ci sarà ancora più interesse a vedere cosa fanno Matelica e San Maurese, che sono ancora sullo 0-0. In questo momento il San Nicolò andrebbe a meno 1 dal Matelica, vedete 57-58 con la Fermana che ha già di fatto fatto suo il campionato ed è stato promosso in Lega Pro, ma all'ultima giornata di campionato ci sarà l'impegno del San Nicolò contro la Civitanovese, che avrà nulla da dire ancora a questo campionato. Ma attenzione perché il Matelica viene a Pineto, e dunque il Pineto potrebbe fare un favore ad una altra abruzzese come il San Nicolò cercando di fermare il Matelica. È chiaro che aspettiamo sempre il risultato definitivo da Matelica, però in questo momento insomma le cose si stanno mettendo bene. Gol di Di Benedetto per il San Nicolò. Torniamo per un attimo anche ad Avezzano Città di Castello, 60 secondi anche per Roberta Di Sante. Roberta. Sì Jacopo, qui siamo già oltre il 40esimo, al Dei Marsi l'Avezzano conduce saldamente questa partita con il parziale di 3-0 sul Città di Castello, i gol di Marolda e poi la doppietta di Leto che adesso è uscito dal campo tra gli applausi, al suo posto è entrato Deramo. Ci sono state altre due sostituzioni nell'Avezzano, fuori anche Serrago e Di Genova, entrambi non al top, ma
intanto Bittaglie e la parata con i piedi di Massetti, vicinissimo al quarto gol. L'Avezzano con Bittaglie che è entrato, vi stavo dicendo, proprio al posto di Serrago, mentre Di Genova ha lasciato il posto a Lopinto. Tre cambi anche per il Città di Castello: fuori Iuculano, Idromelta e Pier Gentili, dentro lo destro Penna e Cobon che pochi istanti fa non c'è arrivato di un soffio all'altezza del secondo palo su un buon traversone dalla destra. In realtà però il Città di Castello non è riuscito mai a mettere veramente in difficoltà un Avezzano che appunto sta controllando questa partita senza troppi patemi. E questo adesso non so gli altri due, diciamo, Roberta, ti interrompo, scusami Roberta, sì. Ti interrompo, vantaggio del Pineto a Recanati, Recanatese 1, Pineto 2, dopo il gol di Maloku nel primo tempo che aveva impattato quello di Degano, a 8 minuti dalla fine, al minuto 83 nel corso della ripresa, gol di Cacciatore per la formazione di Daniele Amaulo, che adesso è in vantaggio al Tubaldi per una rete a 2, dunque vantaggio leopardiano con Degano su rigore, poi Maloku e Cacciatore. Tra poco vi daremo anche un aggiornamento che arriva da Civitanova Marche, perché ci segnalano delle novità. Vai a chiudere il collegamento, Roberta. No, tra l'altro ti volevo dire, Maloku rientrava oggi tra l'altro tra le fila del Pineto, visto che l'hai nominato, e la stessa cosa, Cacciatore sta giocando da praticamente due partite, questa è la partita di domenica scorsa da titolare. Tra l'altro aveva detto a Maolo in settimana che avrebbero fatto la propria onesta partita proprio per rispetto degli avversari e delle altre squadre che devono salvarsi al pari della Recanatese. Invece per quanto riguarda l'Avezzano, adesso c'è un contropiede proprio con Deramo, andiamo, che però viene messo giù e c'è il fallo e il calcio di punizione in favore dell'Avezzano. Siamo sulla tre quarti campo, se lo seguiamo. Rientriamo Roberta, perché dobbiamo dare il pareggio dell'Aquila contro lo Sporting Trestina su calcio di rigore, ha realizzato Mininkleri, e tra poco andremo proprio da Daniela Rosone per farci descrivere più che altro l'azione che ha portato al calcio di rigore trasformato. Ce l'abbiamo, Daniela, 1-1 dunque, pareggio di Mininkleri. Il pareggio di Mininkleri, c'è stato un fallo in area di rigore proprio su di lui, lucidissimo, infallibile nei calci di rigore il giocatore rossoblu. 1-1, un risultato che sorride all'Aquila in virtù della vittoria fino ad ora dell'Arzachena. Se mi dai anche qualche aggiornamento da studio, sì, 1-3, 1-3 per l'Arzachena, quindi insomma questo permette all'Aquila di entrare insomma ad oggi nei playoff, quindi sarebbe bastato un pareggio qui al campo di Trestina. Per quanto Senti, riguarda la partita, Daniela, ci racconti brevemente l'azione che ha portato al calcio di rigore? C'è stato un fallo in area, non si era ben capito se praticamente l'arbitro avesse concesso questo gol, però insomma il fallo è stato abbastanza netto, Andrea, su di lui. In area di rigore c'erano tre giocatori su di lui addirittura, quindi l'arbitro non ha avuto dubbi. È stato atterrato in aria, insomma. Intanto ti do live il raddoppio del Rieti sul raddoppio campo del Latte Dolce Sassari, Latte Dolce 0, Rieti 2, e il vantaggio della Torres per 2-1 sul campo dell'Albalonga, gol di Mucili. Dunque questi sono gli ultimi due risultati che cambiano nel girone di riferimento dell'Aquila. Eccoli qua gli aggiornamenti di sovraimpressione. Comunque grazie Daniela, ci sentiamo tra pochissimo per il finale. A dopo. Grazie a Daniela Rosone. Tra un po' faremo anche una panoramica, perché come vedete negli ultimi minuti ci sono stati tantissimi gol, soprattutto in Serie D, ovviamente aspettando le 17:30 quando inizieranno anche le partite di Lega Pro. E tra un po' andremo anche dal nostro Andrea Costantini, che è inviato allo stadio Bonolis per questa partita Teramo-Parma. Siamo a 7 minuti, poco meno, più recupero al termine della partita. Ci sono state emozioni? No. Assolutamente no, purtroppo. Questa, per chi magari non la sta guardando la partita e sta vedendo noi, è la classica partita che può essere paragonata a una gara di Formula 1.
che la gara di Formula 1 è nota che ti fa venire il sonno sopra il divano la domenica. Questa è la versione calcistica della gara di Formula 1, perché cioè, non ha emozioni, non ha spunti, non ha... Eppure non è molto bloccata ed è stranamente da sbadigli. Sì, ho capito, ma non... Cioè, non da... Allora, il calcio è... noi lo guardiamo perché dà emozioni, ci fa gioire, ci fa piangere, ci fa arrabbiare, ci dà qualcosa, no? Ci stimola in noi delle reazioni. Questa invece tu la guardi come... Come una partita di fine stagione. Sì, magari sì. Se vero? Ma che poi mancano ancora 5 partite alla fine, cioè manca a dire che è l'ultima, la penultima di campionato. Cioè, non ha niente. Guarda, un film di Staglio e Olio magari era più divertente, qualcosa. Sì, invece lasciami dire una cosa per quanto riguarda il San Nicolò. Che... Tanto terzo gol del Pideto, Esposito, chiude il... che sono andato un paio di settimane fa a vederlo e devo dire che è una squadra che mi è piaciuta molto e sono contento di questo gol che la può proiettare in addirittura al secondo posto. E la squadra di Epifani è una squadra che gioca bene, una squadra molto compatta, secondo me Massimo Epifani ha fatto veramente un bel lavoro a Teramo col San Nicolò e sono molto contento di questo, perché al di là che è un amico, è un uomo di calcio, è un ragazzo che merita molto come gruppo. Ho parlato anche con i giocatori, sono, al di là di Chiacchiarelli, che mi sono innamorato di questo giocatore, sì, perché è un giocatore e molto che come tecnico. Giustamente settimana scorsa ti ha ricordato il nostro Andrea Costantini, era soprannominato il Nedved di Crecchio, tempi di quando giocava a Miglianico. Guarda, devo dirti che è un giocatore, a parte che è molto generoso, ha buona tecnica, è un giocatore che mi ha veramente colpito anche per... Ti ripeto, mi ci metteva sempre qualcosa in più, pur non essendo giovanissimo, però faceva coraggio ai compagni, un uomo squadra, e quindi per quello che ho chiesto prima in diretta a Paolo come giocava Chiacchiarelli. Intanto ci sono arrivati alcuni messaggi che ci dicono: sì, ma cosa vi aspettavate da questo Pescara? Zeman non è che potesse fare tanto di più, anche perché quando ha vinto con dei grandi giocatori. E questo è indubitabile che lo abbia fatto. È chiaro che il Pescara, che ha vinto il campionato di Serie B nel 2012, era davvero una grandissima squadra. E poi ci accusa, tra virgolette, sia chiaro, di essere un po' troppo critici con questa squadra. D'altronde, e questa è la verità... Sono critico con questa squadra? Un po' troppo critici, dice, come sparare sulla Croce Rossa. Sono troppo poco critico, non critico. Sono troppo poco triti con questa squadra, perché qua non scherziamo, per favore, cioè sono triti con questa squadra, ma per favore, una squadra che si comporta così tutto l'arco del campionato, sono tritico, no. Allora, per quanto riguarda Zeman, nessuno gli può dire niente a Zeman, perché non è una squadra sua. Zeman, al contrario di tanti altri allenatori, non può arrivare in corsa, perché innanzitutto ha bisogno di una preparazione atletica particolare e quindi ha bisogno di giocatori molto giovani e determinati. Poi ha bisogno di giocatori di una certa qualità, e andare con una squadra che ovviamente è completamente differente dai suoi dettami calcistici, che è il suo 4-3-3, perché non è che... Perché metti 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, stai facendo il 4-3-3? Assolutamente. Ha bisogno di far entrare il suo schema all'interno dei giocatori, quindi ha bisogno di molto tempo per far carburare. È normale che Zeman è venuto, secondo una mia lettura, perché magari la società aveva paura che il prossimo campionato se lo facevano soffiare da qualcun altro, perché un contratto, una scrittura privata comunque non aveva nessuna valenza, e avendo paura magari che qualcuno glielo soffiava, allora l'ha dovuto per forza contrattualizzare, perché comunque non si spiega una cosa del genere. Cioè, il Pescara aveva bisogno più che altro di un traghettatore e non di... Attenzione, qualcuno... Matelica in vantaggio contro la San Maurese, dunque Matelica 1, San Maurese 0, quindi di fatto neutralizza il vantaggio del San Nicolò. E il salvabile, perché è vero che noi fino a qualche partita fa eravamo ancora in corsa, però comunque non era con Zeman che ci potevamo salvare. Andiamo ad Avezzano, dove è finita la partita. Roberta Di Sante. Roberta, 60 secondi per chiudere definitivamente da Avezzano con questa vittoria dei biancoverdi, a te.
Sì, l'Avezzano vince 3-0 questo scontro contro il Città di Castello. I gol portano la firma di Marolda, che ha sbloccato la partita, e poi la bellissima doppietta di Leto con due grandi conclusioni, una dalla destra e l'altra dalla sinistra. Un Città di Castello che non è riuscito a mettere mai veramente in difficoltà l'Avezzano, un Città di Castello che in virtù semiconfermate appunto la vittoria del San Teodoro è il San Teodoro in vantaggio 1-0 contro lo Stiamare. Ecco, a questo punto, in virtù anche del discorso dei distacchi, il San Teodoro, il Città di Castello, con questa sconfitta, ahimè, retrocede nel campionato di eccellenza e dunque oggi dice addio alla Serie D per questa stagione. Dunque, e allora qui l'Avezzano. Assolutamente, grazie Roberta. Intanto raddoppio del Palermo contro la Fiorentina 2-0, Riccardo. Che sta facendo da due minuti una scena pazzesca con l'arbitro. Con l'arbitro, tra poco, cioè, prende il rosso. Tra un po' prende il rosso. Per quale motivo? Cioè, per quale motivo? Io vorrei sapere, qualsiasi cosa fosse successa, qualsiasi, è il caso di fare queste scene. Ma per favore, ma guarda, ma un po' di stile, un po' di classe. Ma dai, ma non scherziamo. E io sono atletico. Purtroppo la squadra ultima in Europa, no, sono contento, sono felice. Assolutamente. Io toglierei la maglia, altro che i tifosi del Genoa, guarda, che non gliel'hanno fatto togliere. Guarda, la mia paura di quest'anno, lo sai qual era? Che Pescara non avrebbe mai vinto una partita sul campo. La mia paura quest'anno era questa. Poi quando abbiamo vinto 5-0 con il Genoa mi sono un po' rasserenato, perché veramente rischiavamo anche quell'ultimo record negativo di battere. Sì. E c'era il grande rischio che lo facevamo, Sì, se togliamo quel 5-0, che poi va anche un po' quel 5-0 è stato fatto contestualizzato per perché poi ha portato all'esonero di Juric. Cerri ha segnato al calcio d'angolo all'intermezzo di Mandorlini e poi al ritorno di Juric, quindi insomma va anche un po' ricontestualizzato quel 5-0, perché di fatto il Genoa, che ha già grandissime difficoltà, perché anche oggi sta perdendo in casa. Quantomeno una partita sul campo siamo riusciti a vincere, mo, anche se si chiama Genoa, che doveva far fuori allenatore, quantomeno c'era questa possibilità. Però insomma, niente di paragonabile, nonostante quel caso 4 anni fa arrivò anche una retrocessione con anticipo, niente di paragonabile a quell'avventura, sicuramente, che terminò con una retrocessione amara, certamente, ma stavamo parlando, almeno nel girone di andata, di una squadra competitiva che chiuse con 20 punti. Poi aspetta, poi qua se ne sento di tutti con una squadra competitiva. Non era competitiva, era una serie di fattori che ti portavano a vincere alcune partite. Però scusami Matteo, è anche un po' ingiusto dire vince Stroppa e c'è una serie di fattori che gli danno una mano, o vince Bergodi e c'è una serie di fattori che gli danno una mano, perde Oddo, perde Zeman e gli diamo sempre mille giustificazioni. Non no, corretto, no, dal punto di vista dell'analisi. Io quel campionato, se vuoi ti rifaccio un'analisi. Cioè che ci sia un pregiudizio su Stroppa può anche essere comprensibile. Allora, non quella, da parte tua, da parte della tifoseria. Però parliamo anche quella squadra è venuta è andata in Serie A con un organico, poi è stata completamente snaturata ed è stata allenata da un allenatore che aveva fatto i playoff con il Sud Tirol. Quindi esperienze di Serie A come allenatore, dico, zero e porto zero. Oddo ha avuto grandissimo successo, non solo perché ha portato il Pescara in Serie A, però ricordiamo la Padula gli ha dato una grossa mano. E poi perché comunque Oddo e Pescara, sai... E c'è sempre un po'... Io su Facebook l'ho scrissi, a quest'uomo lo abbiamo massacrato, a lui no, mettendo insieme i due volti dei due allenatori. Certo. Quel campionato là, io mi ricordo alcune partite come per esempio Firenze 2-0, cioè una partita che la Fiorentina ci aveva preso a pallonate. Però l'hai vinta. L'hai vinta 2-0, non si sa come, cioè io... Non è importante però, abbiamo in vinto certi quella, casi, intanto raddoppio del Matelica, tra un po' dobbiamo andare a chiudere il collegamento con San Marino. Abbiamo vinto una partita a Catania il 94esimo col calcio di punizione di Togni. Abbiamo per esempio vinto a Cagliari dove...
Terlizzi andò a togliere dalla barriera, pareggiato a Bologna, cioè una serie di partite, vinto in casa con il Parma, insomma partite, una serie comunque, cioè se dovessimo dire abbiamo vinto quel campionato, abbiamo vinto perché ce lo meritavamo, no. Questo è un discorso giusto, ma che però l'importante va fatto all'atere. Però quantomeno abbiamo, però come dici giustamente tu, quantomeno abbiamo vinto, sì, qualche soddisfazione, sì, sì, qualche sassolino dalle scarpe ce lo siamo tolto. Quest'anno neanche questo. Certo. Neanche siamo riusciti a fare una cosa del genere. Poi vi faccio rispondere alla domanda che ci arriva da casa su Caputo e Antenucci, attaccanti molto importanti per la Serie B. Intanto finisce la partita a Cagliari, il Cagliari vince di misura 1-0 contro il Pescara. Il gol decisivo lo ha realizzato João Pedro nel primo tempo su calcio di rigore. Andiamo a San Marino da Paolo Renzetti. Paolo, è finita la partita con la vittoria in maggio del San Nicolò? È finita proprio in questo istante, dopo 4 minuti di recupero, con la vittoria della formazione abruzzese per 1-0, col vittoria realizzato da Di Benedetto al 32esimo del secondo tempo. Pur senza brillare, la squadra di Epifani conquista 3 punti importanti in casa di una squadra che fino alla vigilia di questa gara non aveva mai perso fra le mura amiche, e dunque prima sconfitta interna stagionale per il San Marino. Per il San Nicolò una vittoria di speranza, ora ci sarà l'ultima giornata di speranza, ovviamente per l'eventuale secondo posto. Ci sarà l'ultima giornata con la formazione di Epifani che affronterà la Civitanovese, la Matelica che giocherà a Pineto. Pineto che dovrà battere il Matelica e San Nicolò che per la differenza reti che vede in vantaggio la formazione marchigiana dovrà cercare la goleada contro l'altra formazione marchigiana, ovvero la Civitanovese, per tentare di acciuffare proprio all'ultimo secondo di campionato il secondo posto. È tutto dunque dal San Marino Stadium, ribadisco il finale: San Marino 0, San Nicolò 1. A te, Jacopo. Ciao Paolo. Ciao Riccardo, ciao. Buon ritorno a Paolo Renzetti, alla nostra Silvia Gentile, inviati a San Marino per questa partita. Intanto Zeman esce sconsolato dal Sant'Elia, da quello che è stato anche il suo stadio. Vediamo allora, prima di andare a Teramo, dove c'è il nostro Andrea Costantini, vediamo i risultati, le schermate di Serie A, Serie D, gironi F e G. Perché sono finali: Atalanta-Juventus 2-2, Bologna batte Udinese 4-0, Cagliari-Pescara 1-0, Crotone-Milan 1-1, Empoli-Sassuolo 1-3, Genoa-Chievo 1-2, Palermo-Fiorentina 2-0, Roma-Lazio 1-3, Torino-Sampdoria 1-1, il posticipo è di questa sera, è al Meazza tra Inter e Napoli. La classifica di Serie A, dopo 34 giornate di campionato, la Juventus è sempre più lanciata alla conquista del suo ennesimo sesto scudetto consecutivo, 84 punti, Roma 75, Napoli 71, sale la Lazio a 67, Atalanta 64, Milan 59, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 49, Sampdoria 46, Udinese 43, Chievo e Cagliari 41 punti, Sassuolo 39, Bologna 38, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 25, Palermo 19, chiude il Pescara con 14 punti, il Crotone tiene accesa una fiammella di speranza a 4 punti dall'ultima di campionato. Sarà Crotone-Empoli. Crotone-Empoli. E non è detto che non l'andrò a vedere. Ah, vai ti vai a gustare. Sì, la città Calabra. Ci sarà tantissima tensione all'uscita. Vediamo adesso quello che sarà il programma della Lega Pro. Girone B: Ancona San Benedettese, Bassano Gubbio, Lumezzane e Fano, Modena Mantova, Pordenone Feralpi Salò, Reggiana Forlì, Sant'Arcangelo Maceratese sul Tirol, Padova, Teramo Parma, Venezia Albino Leffe. Questa sarà la penultima giornata della stagione regolare. Tra poco andiamo dal nostro Andrea Costantini a Teramo, ma prima vediamo i risultati e le classifiche dei due gironi di Serie D. Agnonese Campobasso 2-0, Civitanovese Vastese 0-4, Fermana Alfonsine 1-0, Matelica Samorese 2-0, Monticelli Jesina 1-1, Recanatese Pineto 1-3, San Marino San Nicolò 0-1, Vispesaro Romagna Centro 3-0. La classifica
Quando mancano 90 minuti al termine della stagione regolare, Fermana 68 punti, Matelica 60, San Nicolò 57, Vispesaro 50, Agnonese 48, San Maurese 47, Vastese e Monticelli 45 punti, San Marino 41, Jesina 40, Romagna Centro e Pineto 39, Campobasso 38, Alfonsine 30, Recanatese, Castelfidardo, pardon, 25, Recanatese 24, Civitanovese retrocessa, quota 17 punti con il Chieti che è stato escluso qualche mese fa dal campionato. Serie D, girone G, adesso. Alba Longa Torres 1-2, Avezzano Città di Castello 3-0, Flaminia Vivi Altotevere Salsepolcro 3-2, Foligno Monterosi 0-3 a Tavolino, Latte Dolce Sassari Rieti 0-2, Muravera Lanusei 2-0, Nuorese Arzachena 1-3, San Teodoro Ostiamare 2-0, pareggio dell'Aquila sul campo dello Sporting Trestina 1-1. La classifica. Anche qui, quando mancano 90 minuti al termine della stagione regolare, sarà una volatona. Arzachena 71 punti, Monterosi 70, Rieti 68, Ostiamare 63, L'Aquila 61, Nuorese 58, Albalunga 55, Avezzano 46, Flaminia 45, Sporting Trestina e Vivi Altotevere Sansepolcro 43, Lanusei 41, Latte Dolce Sassari 37, San Teodoro 31, Muravera 27, Torres 25, il Città di Castello è ultimo perché il Foligno è escluso dal campionato a 4 punti di distacco dalla Torres e quindi retrocede matematicamente nel campionato di eccellenza. Andiamo adesso allo stadio Bonolis di Teramo, prima di andare in pubblicità, dal nostro Andrea Costantini. Andrea. Sì, buon pomeriggio Jacopo, siamo all'interno dello stadio Gaetano Bonolis a circa un'ora da questa gara molto importante tra Teramo e Parma. Vedete alle mie spalle il leader del Parma, Alessandro Lucarelli, che sta conversando con qualche tifoso del Teramo. Tra poco dunque questa gara assolutamente importante, i giocatori del Teramo sono già rientrati negli spogliatoi, qualche altro giocatore del Parma come possiamo vedere è ancora sul rettangolo di gioco. Tra poco inizieranno le operazioni di riscaldamento, una gara che il Teramo deve cercare di vincere per evitare i play-out. È chiaro che, lo sappiamo, potrebbe non bastare perché il Teramo ha bisogno di altri risultati, in particolare la gara del Braglia, si teme il biscotto, questo segno X che salverebbe il Modena e metterebbe il Mantova nelle condizioni poi di salvarsi con una vittoria all'ultima giornata contro il già salvo su Tirol. Però il Teramo intanto deve fare il suo, deve vincere e poi sperare negli altri risultati. C'è anche l'ipotesi di prendere più di 8 punti di vantaggio sul Fano. In questo caso il Teramo deve vincere e sperare che il Fano perda Lumezzane, e poi l'ultima giornata anche lì il Teramo deve vincere a Salò e sperare in una sconfitta interna del Fano contro il Bassano. Chiaro che però già per il Teramo non sarà facile vincere le ultime due partite di campionato a partire da questa. Il Parma è in crisi, 3 sconfitte consecutive, però è ancora secondo, e qualora oggi vinca la partita al Bonolis e ci siano risultati degli altri campi confacenti, in particolare la sconfitta del Pordenone e la non vittoria del Padova, il Parma addirittura dopo questi 90 minuti potrebbe ritrovarsi al secondo posto in via matematica e dunque evitare il primo turno di playoff. Però siamo pronti per seguire questa partita, più tardi ci ricollegheremo quando avremo le formazioni che al momento non sono ancora arrivate. Vi dico che però nel Parma non ci sono per scelta tecnica l'ex crocifisso Miglietta, l'infortunato Colì e lo squalificato Giorgino. Nel Teramo gli assenti sono le due alternative della fascia destra, ovvero Petrella e Spighi, dovrebbe giocare lì da quel lato Carraro. Tra poco ne sapremo di più, intanto io ti restituisco la linea. Grazie Andrea, allora le facciamo vedere prima di andare in pubblicità le formazioni ufficiali che sono appena arrivate di Teramo Parma. Le vediamo, eccolo qua, Teramo con la formazione annunciata, Narciso tra i pali, difesa a 4 con Sales, Caidi, Speranza e Carcalis in difesa, e poi un centrocampo
che non sappiamo se sarà a 4 con Carraro a destra, Ilaria, Amadio e Di Paolo Antonio a sinistra, oppure se sarà a 3 con Amadio in mezzo, Di Paolo Antonio e Ilari mezzali e con Carraro trequartista. Questo è l'unico vero dubbio, poi ovviamente schierati sul terreno di gioco avremo maggiore contezza di quello se sarà un 4-4-2 come nelle ultime uscite o 4-3-1-2. Vedremo la scelta di Ugolotti, attacco formato da Barbuti e Sansovini, in panchina Calore, Imparato, Altobelli, Palladini, Masocco, Scipioni, Fratangelo, Mantini, Baccolo, Tempesti e Fabrizi. Per quanto riguarda il Parma, pochissime novità anche qui, il solito 4-3-3 da parte del tecnico Roberto D'Aversa, abruzzese Doc, Frattali tra i pali, poi Jacoboni, Corapi, Ciccio Corapi, ex L'Aquila, Mazzocchi, Nocciolini, Baraie, Munari, Di Cesare, Calaiò, Scavone e Scaglia. Una squadra imbottita di grandi nomi, il Parma che però nelle ultime 3 giornate di campionato ha raccolto 0 punti, in panchina Zommers, Saporetti, il capitano Alessandro Lucarelli, Scozzarella, Garufo, Sinigaglia, Nunzella, Ricci, Simonetti, Messina, Fall ed Edera. L'arbitro è Giuseppe Zanonato di Vicenza, Fabio Tribelli e Nicola Badoer, che non è, credo, quello si chiama Luca, se non ricordo male, non è il pilota di Castelfranco Veneto, sono che tuttora collaudatore della Ferrari. Collaudatore? Sì. Oh, perfetto. Beato lui. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco torniamo con la conferenza stampa dei tecnici da Cagliari, a tra poco. Eccoci di nuovo insieme in questa ultima parte di diretta stadio. Tra un po' ci saluta il nostro Riccardo Clinco, però prima Riccardo facciamo in modo, poi ti faccio rispondere alla domanda che ci pongono da casa su Caputo e Antenucci, però prima ti faccio salutare il nostro Andrea Costantini, che vediamo anche in video dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Ciao Andrea. Allora, ciao, ciao a Riccardo, a Matteo, a chi ci sta vedendo da casa chiaramente. Andrea, sei in un posto dove sono stato io due settimane fa. Ma lo conosco molto meglio di te. No, caro, perché qui ho visto che sei vicino anche Ania, che salutamela. Sì. Ecco, visto che ci tieni, ti saluta Riccardo. Ciao, so Ania. Se vuoi ricambiare, mi sei intrecciato qui. Ciao Riccardo, ciao. Ciao Ania. E allora Andrea, sono arrivate le formazioni, però prima diamo il benvenuto in Serie D ad una squadra, il Nero Stellati Pratola, che oggi di fatto ha vinto il campionato di eccellenza abruzzese e dunque entra nel novero delle squadre che faranno parte della prossima Serie D. Tra un po' facciamo vedere anche una prima pagina particolare realizzata con quei programmi con cui si prendono le prime pagine delle testate nazionali e si fanno dei titoli per delle squadre di casa nostra. Peraltro ricavata dal profilo Facebook dei Nero Stellati, c'era questo testa a testa con il Martin Sicuro, se vogliamo era un testa a testa, è stato un testa a testa a sorpresa, soprattutto per la presenza di una squadra che non doveva essere lì, come i Nero Stellati, che erano una matricola, e invece proprio questa squadra di Pratola. Eccola qua, grandiosi, grandi, con la D grande per la prima volta nella storia, Nero Stellati Pratola, a Pratola in Serie D. Andrea, torniamo da te, però prima fammi salutare Riccardo, a cui chiedo, ma Caputo e Antenucci l'anno prossimo ti piacerebbero?
A Pescara? A Antenucci sta facendo, praticamente sta andando in Serie A con la spalla. No, sicuramente Antenucci sono due giocatori completamente diversi. Sì. Antenucci sì, nel senso che è un buon giocatore, ci mancherebbe. Caputo un po' meno, onestamente piace un po' meno. Antenucci è un buon giocatore, ma lo è già da tanto tempo. Sì. Ha avuto anche un'esperienza all'estero. Ha avuto un'esperienza all'estero, un buon giocatore. Però sicuramente, ti ripeto, dipende un po' da quanti soldi il presidente ha da investire. Vorrei sapere se questi 10 milioni che arrivano, mi ripeto, sono 10 milioni e che puoi utilizzare per il mercato o vanno a coprire dei debiti, nel senso che poi sono queste le cose. Poi se tu prendi i sciuti per cadute e hai 10 milioni da investire a fare una squadra, ce ne hai di giocatori da prendere, ne hai tantissimi, ma non solo Antenucci, Caputo, certo, come idea. Assolutamente. Hai soldi per poter allestire una squadra, hai un allenatore che fa un tipo di gioco, quindi si sa già che tipi di caratteristiche di giocatori prendere e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Bisogna vedere. Sono d'accordo, lasciami dire una cosa, con Matteo su quello che hai detto prima: non ci aspettiamo di fare una Serie B ad alto livello, perché il gioco di Zeman veramente, mi trovo veramente d'accordo con quello che hai detto prima Matteo, è un gioco difficile, un gioco a memoria, bisogna imparare, bisogna avere frequenza atletica, bisogna fare una preparazione adeguata, insomma. Assolutamente. Saluto tutti, vi ringrazio. Grazie Riccardo, grazie per essere stato con noi. Ovviamente buon pomeriggio, buona domenica, buona continuazione di giornata. Torniamo a Teramo, mentre in bassa frequenza, Matteo, noi stavamo, nel frattempo che Riccardo ci saluta, stavamo vedendo quel battibecco che ha riguardato Muntari, che avevamo sottolineato durante la partita, praticamente da quello che noi abbiamo cercato di capire, poi chiaramente la cercheremo anche di analizzarlo nel post gara, ha fatto segno indicando il colore della pelle. Sì, sì, come sì, se sì. Lui si stava rivolgendo alla tribuna di Cagliari dicendo mi stanno offendendo per il colore della pelle. Sì, quello sì, è no, quello lui che ha abbiamo detto anche capito. Dalla gestualità sembrava come dire scendi, ti aspetto, così, e dopo aveva indicato il colore della pelle. Spero che non ci sia questo fatto di razzismo nei suoi confronti, perché sarebbe a dir poco disgustoso come cosa. Assolutamente. Che poi a Cagliari non è che hanno la pelle così chiara. No, ma poi voglio dire, ci sono giocatori di colore anche nel Cagliari. Sì, no, è qualcosa di... Se fosse vero, sarebbe qualcosa veramente... Che non varrebbe la pena neanche commentare per la stupidità. Insomma, di chi può chiuderei lo stadio. Dare qualche cosa di sembrare, perché queste cose non possono esistere in uno stato civile come è l'Italia, quindi lasciamo perdere questi commenti. Però lui a fine partita era nervoso, stava cercando quasi la rissa, poi quando è uscito addirittura è stato spinto verso gli spogliatoi perché stava battibeccando con, non li chiamo neanche tifosi, con delle persone. Vediamo cosa sarà, anche perché poi ovviamente dovranno essere prese le misure opportune per questi fatti. Allora torniamo a Teramo, mentre in bassa frequenza vedo la sala stampa dello stadio di Cagliari, dove tra poco inizieranno le conferenze stampa dei due allenatori. La sedia per il momento è vuota. Allora torniamo a Teramo da Andrea Costantini. Andrea, abbiamo letto le formazioni prima della pubblicità, tutto confermato nel Teramo. Bisognerà vedere che tipo di schieramento sarà, se Carraro agirà come trequartista o come esterno di destra, che di fatto non è proprio il suo ruolo naturale. Nel Parma, panchina per il capitano Alessandro Lucarelli. Sì, non li abbiamo portato bene perché lo avevamo immortalato nel collegamento precedente, evidentemente non è rientrato subito negli spogliatoi perché era indirizzato alla panchina. Sull'aspetto tattico chiaramente aspettiamo l'inizio della partita per avere questo chiarimento, però è chiaro che ci aspettiamo un Carraro a destra, perché se giocasse dietro le punte Barbuti e Sansovini, a quel punto riavremmo un modulo zauliano, che però è stato messo da parte ormai già da tanto tempo. Quindi supponiamo che Carraro agirà al posto degli assenti di oggi, cioè Spighi e Petrella, quindi
Per il resto la formazione l'avete vista, è quella che era logico attendersi. Dal punto di vista del Parma, confermato il 4-3-3 con Jacoponi che dovrebbe giocare in mezzo, con Mazzocchi che dovrebbe giocare a destra, con il trio mediano guidato da Corapi al centro nel ruolo di playmaker, e poi Scavone e Munari che agiscono ai fianchi dello stesso ex aquilano, e poi questo trio d'attacco con Calaiò, con Baraje e con Nocciolini. È una gara da vincere, lo abbiamo detto in precedenza, perché per mantenere in vita le speranze di salvezza diretta, che passano però anche per i risultati di Lumezzane, ma soprattutto Modena. È una partita da vincere anche perché, anche qualora il Teramo, ed è molto probabile, dovesse fare i play-out, con una vittoria di oggi si porrebbe l'ipoteca per avere la gara di ritorno in casa e quindi salvarsi anche con una differenza reti pari nel confronto play-out. Questi poi sono discorsi che faremo in seguito, ma è chiaro che si parte da questo assunto, cioè il Teramo deve vincere, e purtroppo non sarà facile, perché è vero che il Parma è reduce da 3 sconfitte consecutive, ma il Parma è tuttora al secondo posto, e il secondo posto vale tanto perché vale l'accesso diretto al secondo turno di playoff, bypassando il primo. Io coinvolgerei per questo commento per partita anche Agna, che è qui al mio fianco. Agna, partita da vincere, è chiaro che c'è la tentazione di guardare quello che accade altrove, però purtroppo l'idea del biscotto aleggia e sarà difficile evitarlo, ma come detto, oltre al fatto del distacco eventuale col Fano, quel più 8 che si potrebbe raggiungere, anche se anche questa ipotesi è molto difficile, ma il Teramo deve blindare un piazzamento play-out da buona posizione. Chiaramente quando fallisci, intanto buongiorno a tutti, quando fallisci tante occasioni che comunque ti si sono passe davanti, anche quando gli avversari hanno risparmiato di mandare al Teramo ai play-out, magari molto prima di quello che poi eventualmente sarà, il Teramo non ne ha approfittato. Quindi di conseguenza quest'oggi sì, devi pensare a vincere la tua partita, devi fare lo stesso tra una settimana a Salò e poi guardare oltre. In questo momento penso che sia abbastanza relativo, l'obiettivo principale, come dici tu, è dare un occhio a quello che poi potrebbe essere l'avversario per il play-out, prendersi la posizione migliore proprio in ottica play-out, che comunque poi ricordiamo che sono gare a parte, no? In cui i valori possono essere anche invertiti, e ci sarà bisogno, a prescindere, di qualcosa in più. Finora il Teramo ha messo poco. Ragazzi, vi interrompo perché sta per iniziare la conferenza stampa di Massimo Rastelli a Cagliari, quindi tra un po' torniamo da voi, intanto sentiamo l'allenatore del Cagliari. Anche nel secondo tempo si è fatto vivo, un buon Cagliari, diciamo, per parte del primo tempo. Sì, la pecca è stata non chiuderla questa gara, perché quando poi vai in vantaggio e hai due occasioni importanti per il 2-0, è normale che poi c'è un avversario che è rapido e veloce, che aspetta e approfitta dei tuoi errori per ripartirti in velocità, e quando queste gare non le chiudi rischi poi di poterle pareggiare o di perderle. Quindi i ragazzi sono stati comunque bravi a concedere situazioni un po' sporche, però il Pescara si è reso pericoloso in 4-5 circostanze, e noi siamo mancati proprio nell'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato tantissimo, poco lucidi, però non era facile. Queste son partite, come ho detto ieri, pericolose, perché hai tutto da perdere, la vittoria è scontata, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e quindi c'è il rischio poi di poterla prendere sotto gamba con un avversario che naturalmente già da un po' di tempo ha ormai archiviato questo campionato e ha messo in campo tutte quelle che erano le loro armi. Nuova Sardegna. Comunque la notizia del giorno, anche se si sapeva da tempo, che il Cagliari oggi ufficialmente è salvo, 4 giornate d'anticipo. Insomma, il bilancio mi sembra ottimo. Tu all'inizio del campionato ci avresti messo quante firme? Ah, io credo che è vero che da un po' di tempo siamo praticamente salvi, però raggiungerlo matematicamente dà un sapore diverso, no? Quindi c'è tanta gioia, perché a 4 giornate dalla fine matematicamente siamo salvi e siamo comunque una neopromossa, e quindi oggi, quest'anno era un anno importantissimo, mantenere la categoria e per poter poi consolidare anno dopo anno
la Serie A, cercando di far crescere sempre di più questa squadra. Quindi c'è grande felicità da parte mia, da parte dei ragazzi, che ringrazio per quello che sono riusciti a dare, nonostante le tantissime difficoltà, lo ripeto fino alla noia, perché abbiamo dovuto attraversare momenti difficili per i tanti infortuni gravi che abbiamo subito. I ragazzi sono stati veramente bravi. 12 vittorie in Serie A non sono facili da fare, siamo stati bravi e cerchiamo di affrontare queste 4 gare per migliorare la classifica. Eccomi qua. Ciao. Nonostante la partita oggi abbia avuto ritmi veramente molto molto bassi, quasi tutta la partita tu eri in piedi, sei sembrato quasi adirato in certe circostanze. Sì, perché è stata una settimana particolare, ripeto, perché sono partite dove non puoi sbagliare, hai tutto da perdere, e quindi è stata quella forse la settimana più insonne di tutto l'anno, e non esagero, proprio perché sapevo che era importante, non potevamo sbagliarla, soprattutto sapevo che i ragazzi comunque avevano speso tanto nelle ultime settimane e un calo di tensione c'era stata sinceramente, quindi temevo questa gara, e per questo motivo penso di aver giocato come loro. Sono stanchissimo, ve lo posso assicurare. Alla fine della partita hai voluto tutti quanti attorno a te, più o meno in mezzo al campo. Cosa hai detto alla squadra? Che eravamo salvi, che il grande primo obiettivo l'avevamo raggiunto, e soprattutto che avevamo vinto una partita non facile, e quindi ho fatto complimenti a loro e ho voluto che fosse lì, in mezzo al campo, dove i ragazzi hanno conquistato tanti punti importanti. Adesso mancano 4 partite alla fine, ecco, ti sei fatto con luce, cioè, qualche obiettivo, oppure come al solito navighi a vista, guardi a giornata? Ti ripeto, cerchiamo in ogni gara di ottenere il massimo. Sabato andiamo al San Paolo, una partita difficile, affrontiamo una squadra molto molto forte, però vediamo di prepararla al meglio, cercando di limitare al massimo tutto il loro potenziale. E poi penseremo alle prossime. Ripeto, abbiamo 41 punti, abbiamo 4 gare a disposizione per aumentare questo bottino, ci sono 12 punti a disposizione, cerchiamo di ottenerli tutte e 12, poi se sono 6, 7, 8, 9, quelli che saranno, vediamo. Chi la dedichi questa salvezza, visto che per te è un po' un altro traguardo, un altro piccolo grande trofeo da aggiungere nella tua bacheca? Ma a tutti, a tutto il Cagliari, a tutto lo staff tecnico, a tutti i ragazzi, alla società, a tutti i tifosi, a voi tutti ragazzi. Questo è un grande traguardo. Io credo che chi più di voi sapete cosa significa rimanere in Serie A, cosa significa per il Cagliari fare la Serie A, e quindi anche se l'abbiamo raggiunta con tanto anticipo, senza patemi d'animo, eccetera, eccetera, va apprezzata. Quindi bisogna apprezzarla e festeggiare come è giusto che si festeggi una salvezza. Rientrare, queste le parole di Massimo Rastelli che continua in conferenza stampa. Matteo ha detto forse l'unica pecca è stata quella di non chiuderla, 4 giornate, gli hanno fatto la domanda cosa significa raggiungere con 4 giornate d'anticipo la salvezza, ma probabilmente sono le altre che hanno permesso al Cagliari, e non solo al Cagliari, di festeggiare con 4 tornei d'anticipo una salvezza. Un campionato che comunque un altro campionato il Cagliari avrebbe fatto difficoltà a salvarsi, così come avrebbe fatto difficoltà quest'anno il Sassuolo, l'Empoli in primis rispetto a tutti gli altri, dove ci sono state 3 squadre che non hanno quasi partecipato al campionato di Serie A. Dico quasi perché comunque è l'unica che sta cercando di risalire la china, il Crotone, e quindi l'unica che forse merita. Peraltro ci sarà Pescara Crotone. Sì, non ci sarà partita secondo me, perché il Pescara oggi non ha fatto nulla per riportare a casa il risultato. Una squadra che quando si proponeva in attacco comunque non ha impensierito la difesa cagliaritana, non è riuscita a ribaltare il risultato. Il Cagliari fondamentalmente che cosa ha fatto oggi? Il minimo sforzo, massimo risultato. È riuscito con poco a prendere il bottino pieno, lasciando al Pescara l'amaro in bocca, perché un'altra squadra forse
non abbiamo la controprova, avrebbe comunque fatto qualcosina in più, perché comunque voglio dire 1-0, calcio di rigore ai primi minuti di gioco, se non sbaglio il 15esimo, il 20esimo, comunque non è che se, calcio di rigore 22esimo, più o meno, quello là comunque è tutta una partita per ribaltare. Non mi ricordo azioni clamorose dove il Pescara poteva pareggiare la partita. La sensazione, Matteo, perdonami se ti interrompo, no, è che il Cagliari l'abbia amministrata, considerando che fosse arrivato, quando anche fosse arrivato il pareggio del Pescara, premendo un po' di più sull'acceleratore, sì, si sarebbe riportato. Sì, anche perché ricordiamoci, Fiorillo ha tolto la palla da dentro la porta, qualche azione particolare loro l'hanno fatto. Ovviamente hanno giocatori dove in un momento o nell'altro te la possono sbloccare, hanno trotterellato sul campo, l'hanno amministrata, perché tanto bastava comunque affondare il colpo nel momento in cui il Pescara si sbilanciava, perché comunque molte azioni abbiamo visto dove la linea difensiva addirittura era sul limite dell'area, della metà campo, quindi comunque avevano tutta la possibilità di ripartire in contropiede, pur non avendo dall'altra parte, da una parte fulmini di guerra come per esempio Boriello, però dall'altra parte c'è Sao, un Bravilineo che palla al piede, in quel caso non l'avresti più fermato. Quindi c'è Zeman, lo ascoltiamo in conferenza stampa, l'allenatore del Pescara. Salve. Chi è? Ecco. Ci può spiegare meglio cosa è successo con Montari? È meglio. Montari ha sentito gol i razzisti e ha chiesto all'arbitro di intervenire. L'arbitro non è intervenuto, lui. Noi facciamo tante chiacchiere sul razzismo, su cose, su comportamenti, e poi ci si passa sopra. Buonasera mister, Gaviano Nova Sardegna. È arrivato, come è entrato in campo, molti applausi per Zeman, ha sentito, no? Sicuramente, evidentemente è rimasto nel cuore di parecchi tifosi. Vabbè, io li ringrazio, penso che anche se la mia avventura qua non è stata positiva, nel senso che non sono riuscito a fare quello che volevo, la squadra magari all'inizio mi ha seguito, abbiamo giocato delle buone partite, poi si è sfaldato un po' e mi sono dimesso proprio perché dice se non posso dare niente alla squadra è meglio che me ne vado. Però ringrazio i tifosi e tutta la gente, non solo quelli che sono venuti al campo ma anche fuori, mi hanno trattato molto bene, come se avessi vinto campionato qua, che non è vero. Comunque una partita, il Pescara oggi comunque ha giocato a viso aperto, ha giocato discretamente, come l'ha vista? No, penso che abbiamo fatto quello che potevamo e mi dispiace magari di perdere su rigore dove è stato fiscato fallo di mano, il giocatore c'ha il braccio dietro, non vedeva la palla, quindi non credo che si può giudicare come volontario. Poi la partita è abbastanza equilibrata, penso che poi alla fine abbiamo fatto qualche occasione di più e qualche tiro di più, nel senso che io non mi ricordo una parata di Fiorillo, mi ricordo qualche cosa di Raffaello. Mister, buonasera. Qual è il più grande rimpianto, se c'è un rimpianto, a 2 anni di distanza dell'esperienza di Cagliari? Di non riuscire a convincere la squadra a seguirmi. È qualcosa a cui ha pensato anche in questi 2 anni? Ha pensato in questi 2 anni il perché non è riuscito a farsi seguire? Se c'era una motivazione particolare? La motivazione è che la squadra, almeno la vecchia squadra, erano abituati a giocare in maniera diversa. Quando uno mi dice noi non siamo Barcellona, non possiamo giocare così perché abbiamo giocato sempre diversamente, vuol dire che non ci crede su quello che fa.
Mister, resterà a Pescara anche la prossima stagione, ci sono delle buone basi per costruire qualcosa di importante anche il prossimo anno, quindi subito la promozione? Io penso che oggi le basi non ci sono, ma stiamo cercando di farlo. Noi abbiamo ancora qualche partita, dopo che finiamo possiamo ricominciare a costruire. Grazie. Arrivederci. Queste erano le parole di Zeman in conferenza stampa. Rapidissimamente andiamo per ordine perché sono due i punti focali di questa conferenza stampa. Matteo, innanzitutto, che avevamo capito bene il perché dello sfogo di Muntari, abbiamo anche delle immagini che lo testimoniano, perché grazie al nostro Maurizio da qui siamo andati a pescare proprio il momento in cui Muntari fa segno, evidentemente, eccolo qua, si avvicina al quarto uomo, gli dice: hai sentito? Vediamo se si sente qualcosa. Per il mio colore. E sentite anche gli pazzesco. Non gioco più, mi sembra. Io penso che non ci sia neanche da commentare una scena. No, invece c'è veramente vomitevole. No, veramente c'è da commentare, perché queste cose non dovrebbero succedere nella maniera più assoluta. L'arbitro ha sicuramente sbagliato, perché a norma di regolamento dovrebbe far terminare in quel preciso istante la partita e dare 3 punti al Pescara, perché queste cose non possono succedere. Ovviamente, facendo così, l'arbitro ha dato la possibilità a questi idioti di continuare, e fischi, addirittura poi si è udito delle cose che non voglio neanche ripetere, e sicuramente la terna arbitrale avrebbe dovuto interrompere immediatamente la partita e finire la partita là, anche perché per dare un segnale forte, dare un segnale forte anche a tutti quelli, perché poi queste cose succedono purtroppo anche negli altri stadi. Certo. Se non fai così, dai la possibilità a questi idioti di continuare. La colpa io la do, ovviamente, questi sono maleducazione, ignoranza, razzismo, chiamiamo in qualsiasi modo possibile, ma terna arbitrale, mi dispiace, dove intervenire. Io se fossi designatore sanzionerei chi non fa queste cose, perché bisogna dare un segnale, perché l'arbitro non si è voluto sentire di interrompere, ma era chiaro, chiaro, sì. E palese. Peraltro è andato prima dal quarto uomo a dire... Il quarto uomo ha fatto finta di niente. Noi ricordiamo la partita, per esempio, del Milan con Boateng, che fu insultato, addirittura un amichevole contro l'Alessandria, se non sbaglio. Era qualche squadra del Sì, nord. Mi pare il Monza. No, qualche squadra là. Però sì, Muntari ha fatto benissimo a lasciare il campo, anche se non l'hanno sostituito. Adesso l'abbiamo capito che è uscito fuori, non era sostituito, ha preso la via degli spogliatoi, ma ha fatto benissimo, perché non si può condividere uno spazio con questi delinquenti. Assolutamente. Peraltro io torno ancora un po' più indietro, ricordo inizi degli anni 2000, Zorò, difensore dell'allora Messina, che giocava in Serie A, in un Messina Inter, se non ricordo male. Rapidissimamente l'altro punto, poi andiamo da Andrea Costantini, mentre vedete in sovraimpressione
il risultato di Teramo Parma. Hai sentito cosa ha detto nella parte finale Zeman quando gli hanno chiesto se rimarrà a Pescara? Ha detto: le basi in questo momento non ci sono a livello di squadra, non per rimanere no, rimane, sì, no, sì. Le basi a livello di squadra in questo momento non ci sono, ma stiamo lavorando per darle queste basi per l'anno prossimo. Sì. E mi sembra una considerazione che indirettamente tira in ballo anche la società nel momento in cui un allenatore ti dice: in questo momento questa rosa non sarà adeguata neanche per un campionato di Serie B, bisogna smantellare se non tutto, quasi tutto, per ricostruire da capo. Sì, è quello che la domanda che mi hai fatto tu all'inizio della trasmissione, detto, quali, vedendo la formazione, quali giocatori possono rimanere nel Pescara il prossimo anno. Io devo risposto il terzino sinistro che avevamo detto noi poteva Milicevic, Koulibaly poteva rimanere, però stiamo parlando di una rosa così ampia dove chi si salva per il prossimo campionato forse si possono contare sulle dita di una mano, sì. E forse non la riusciamo neanche a chiudere, quindi un segnale forte. Però pure Zeman, l'abbiamo sentito in conferenza stampa dire che non ha visto parate di Fiorillo, al contrario del portiere Rafael del Cagliari. Abbiamo visto due partite completamente sì, differenti. Sì, beh, ha fatto sicuramente un paratone Fiorillo sul colpo di testa di Borriello. Sì, che non se le ricorda, due belle parate sono state di Fiorillo, anche sul colpo di testa che poi è andata a fil di palo, comunque è stato il colpo di testa di Borriello, comunque il Cagliari è stato più incisivo rispetto a noi. Pescara non ha fatto niente. E da un allenatore come Zeman, che non ha peli sulla lingua, sentire queste affermazioni come volersi nascondere sotto dietro qualche punto di vista, ma la partita bene o male l'abbiamo vista un po' tutti quanti. Andiamo a Teramo prima di chiudere questo appuntamento con Diretta Stadio, salutare Matteo Marcheggiani. Torniamo da Andrea Costantini. Andrea, è iniziata la partita, due minuti di cronaca per te, poi rientriamo e chiudiamo. Sì, grazie Jacopo, si gioca da 8 minuti e siamo sempre sullo 0-0, da registrare alla fine del primo minuto di gioco una conclusione a giro di Baraje bloccata da Narciso. La gara la sta facendo il Parma. Teramo che sembrava essere partito in maniera aggressiva, ma ora la gara è in mano agli uomini di D'Aversa, che provano ad attaccare nuovamente con Calaiò. Numero su Caidi, entra in area Calaiò dalla destra, mette in mezzo, smanaccia Narciso e poi la palla sui piedi di Lari, che riesce ad anticipare Baraje. È ancora pericoloso il Parma. Parma che dunque è partito con il piede giusto. Poco fa Munari è stato fermato davanti a Narciso per una posizione di fuorigioco che ci è sembrato ci fosse, anche se non era così netta. Peraltro sottolineo che Ugo Lotti ha già mandato a scaldare tre giocatori del Teramo a sua disposizione in panchina. Sono Fratangelo, Masocco e Altobelli. Dunque un attaccante, un giocatore di centrocampo e un difensore. Mi sembra possa essere una mossa che funge da monito ai giocatori: svegliatevi perché non siete partiti proprio come io volevo. Mi sembra di dare questa interpretazione perché, essendo tre giocatori di ruolo diverso, non c'è un elemento che ha delle difficoltà di natura fisica e quindi può essere sostituito. Evidentemente è un monito. Ora ancora il Parma a gestire il possesso della sfera con Valerio Di Cesare, che serve sulla sinistra scaglia. Avanza l'ex giocatore del Latina, quindi Nocciolini dietro per Corapi, che è il metronomo del Parma. Ancora la squadra allenata da Roberto D'Aversa con Corapi, circolazione per vie orizzontali, quindi Jacoponi che scambia con Di Cesare. Ora il Teramo è tutto nella propria metà campo, Barbuti e Sansovini sono i primi schermi davanti al centrocampo. Dunque Carraro, visto che prima mi chiedevi di Carraro, Jacopo, mi chiedevi prima della partita, ti dico che Carraro gioca sulla fascia ma sulla sinistra e non sulla destra, dove invece è stato spostato Alessandro Di Palantonio. Ora palla in verticale per Calaiò, posizione di fuori gioco per Calaiò, che era comunque è stato contrastato da Speranza. Prima di restituire la linea allo studio voglio sentire Agna Cantagalli anche su questo fatto, che ci sono tre giocatori che si sono alzati anche se ora hanno un po' allentato il riscaldamento. Ma non ci può essere altra lettura se non quella di voler stimolare qualcuno, perché poi parliamo di tre giocatori, uno per reparto.
quindi evidentemente è una mossa psicologica di Ugo Lotti per provare a mettere pressione e tenere alta l'attenzione del Teramo, che non è partito benissimo. Il Parma invece è partito molto meglio, ricordiamo che è reduce da 3 sconfitte consecutive e ovviamente sta mettendo in campo, secondo me, anche un po' di orgoglio ferito di una grande nelle ultime gare. C'era da aspettarsi una partenza migliore del Teramo come atteggiamento, voglio dire. Certamente sì, anche perché i proclami settimanali parlano sempre di volersi impegnare, di dover pensare sempre a casa propria, a prescindere dai risultati altrui. Ai proclami settimanali va dato poi seguito in campo, provando a vincere questa partita, appunto a prescindere dalle altre. Poi se dovessero essere play-out, saranno play-out. Ancora il Parma con Baraio, il suo tiro respinto. Seguiamo questa azione del Parma prima di ridare la linea allo studio. C'è l'affondo sulla destra di Mazzocchi. Mazzocchi punta Carraro, lo salta Mazzocchi, il suo cross, la palla che viene raccolta dalla parte opposta dai difensori, ma nel frattempo aveva già varcato nel corso della traiettoria la linea di fondo. Comunque si ci metti sempre 0-0. Vi del Fano a Lumezzane, il gol dell'ex teramano Ferrara, e come segnalavi tu anche sulla chat, Jacopo, Forlì, Reggio. Dunque le squadre dirette rivali del Teramo sono partite con il piede giusto, anche se una partita è scontro diretto, ovvero Lumezzane Fano, però le altre partono con il piede giusto. Per il Teramo qualche titubante di troppo di fronte a un Parma che sembra sceso in campo con il piglio autoritario, il piglio da grande squadra. A te Jacopo. Grazie Andrea, grazie, buona partita e grazie anche ad Ania Cantagalli. Ovviamente noi vi terremo informati con il risultato grafico in alto nei vostri teleschermi. Ci hanno scritto, Matteo, per chiudere rapidissimamente, ci hanno scritto: vorrei sapere, vorrei che mi spiegaste quali vantaggi ha dato l'arrivo di Zeman. Io avrei tenuto Odd, probabilmente non si parla di vantaggi in termini strettamente temporali, probabilmente li si valuta in un campionato prossimo. Sì, ecco, sì, perché sì, sì. Allora Zeman, forse era meglio prendere o un traghettatore per concludere il campionato di Serie B, di Serie A, oppure sostituire Oddo, però questo doveva essere fatto prima del mercato d'inverno, perché il mercato d'inverno non ci ha portato fondamentalmente nessuno. C'è qualcuno che poteva invertire la rotta negativa, non è arrivato. Quindi Zeman è fondamentalmente stato preso, secondo il mio modestissimo punto di vista, per evitare che qualcuno lo prendesse al posto del Pescara, quindi contrattualizzarlo subito anche per il prossimo anno, perché una scrittura privata tra la società e Zeman non avrebbe avuto nessun effetto a livello di regolamento. Sì. E bisognava comunque già dalla fine del campionato cercare di depositare il contratto di Zeman. Però siccome è già successo in altre occasioni che il Pescara è arrivato tardi rispetto ad altre squadre, quindi secondo me l'avvento di Zeman è stato fatto per buttare le basi del prossimo anno e vedere quali giocatori della primavera e quali giocatori di questo organico possono rimanere per il prossimo campionato di B. Volevi fare un saluto prima di chiudere? Sì, saluto tutti quanti quelli del gruppo Sequel, che è un gruppo su Facebook che mi ha accolto, e saluto tutti quanti. Grazie a Matteo Marcheggiani, grazie a Maurizio Daguin in regia. Io torno solo per 10 secondi da Andrea Costantini, perché c'era una punizione da limite per il Teramo. Andrea? Sì, sta per essere calciata, sul punto di battuta c'è Carraro, però potrebbe andare anche un mancino dalla parte opposta. Stiamo a vedere insomma come sarà sbrigata questa punizione. La rincorsa, il tiro di Carraro, palla in barriera, poi Carcalis raggiunge il pallone ma viene bruciato da Baraje, il contropiede però non si sviluppa. Intanto Jacopo, ci viene segnalato il gol del vantaggio del Modena. Nolè. Sì. Non è per il vantaggio del Modena. Te lo confermo, confermo, così come Agodirin ha segnato per la San Benedettese sul campo dell'Ancona. È chiaro che il Teramo deve fare il tifo anche per la vittoria del Modena contro il Mantova. Non sarà un biscotto farcito? Come?
Potrebbe essere un biscotto farcito. Un biscotto farcito, non lo sappiamo, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Tutti, farcito. Ovviamente ne parleremo questa sera nel corso dell'Abruzzo del Pallone alle 19.30. Grazie ad Andrea Graziani, buona partita a voi. Grazie a Matteo Marcheggiani, grazie Matteo. Grazie a voi, buona festa del lavoro a tutti quanti. Assolutamente, grazie a Maurizio da Win Regia, vantaggio del Sant'Arcangelo contro la Maceratese. E ci vediamo alle 19.30 con l'Abruzzo del Pallone. Buon proseguimento di giornata. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.